anche voi mi mancate. Ma saluto tutti quanti con tanto affetto, mi mancate veramente anche voi, è troppo laziale. Buonasera amici, benvenuti alla nuova puntata di Lazio al Massimo. Tanti gli argomenti questa sera, c'è il post derby, calcio mercato, tantissime altre notizie per parlarne insieme a voi. In ordine di entrata li vado a chiamare immediatamente. Carlo Nannerini, buonasera Carlo. Buonasera, buonasera a tutti. Leonardo Varesi, buonasera Leo. Buonasera a tutti i telespettatori, a voi tutti e ben arrivati, ben collegati su Passione Lazio. Poi live from New Jersey, USA, Massimo De Angelis. Buonasera Passione Lazio, buonasera a tutti. Poi ospite della serata per il momento, Roberto Buoncristiani. Buonasera a tutti, grazie sempre per l'invito e saluto tutta la chat. Scusate, ma può mancare l'imperatrice del web e dell'etere mondiale? Non può mancare Francesca Farcomeni, eccola. Ciao, e giustamente al posto suo. Un inchino alla nostra Francesca. Grazie per le presentazioni fantasmagoriche. Saluto tutti, un bacione a tutti, ben trovati. Non ci vediamo da prima del derby, quindi saluto tutti i presenti in studio e a casa. Ciao. Già sono tanti. Allora, Leo, hai due messaggi? Partendo sì. Dal primo. Ok. Allora, Francesca, te lo dico chi è Rettondo. Sabato. Ciao, Eugenio. Durante il post partita è arrivata una notizia. Ciao Eugenio. Nella mattinata era stato arrestato un tifoso della 42enne, tifoso della Roma, poi è stato arrestato un tifoso della Lazio e poi arrestata una tifosa bianco-celeste per resistenza a pubblico ufficiale. Ci siamo preoccupati tutti, ho detto eccolo là, è arrivata Francesca. Mi sono arrivate 40 chiamate di Nannerini una dopo l'altra che era preoccupante. France, io già avevo preparato gli aranci. E io già avevo preparato le arance perché pensava che era fatta. Ero io la tifosa arrestata. Invece no, sono ancora qua con poca voce, un po' raffreddata, ma sono qui. Saluto tutti, intanto Milena, Iader, Maria Geltrude, ciao. Ragazzi, e vabbè, Roberto era disperato, ha detto, mo come facciamo ad andare Gina Celli? È un problema, davvero. Posso entrare? Vabbè, aspetta, a Regina ce l'abbiamo, levamo Celi, a Regina resta. No? Cioè, esatto. No, beh, grazie per il Regina, però insomma avrei potuto fare quella fine. Sono stata calma. Ragazzi, sto ancora smaltendo il post derby, immagino voi ne abbiate a lungo parlato, ho sentito poco e niente, scusatemi, ma capita anche questo. Vabbè, dai, riprendiamo oggi il discorso e continuiamo, ci sono anche notizie del giorno, certo. Carlo ci ha dato degli aggiornamenti da Formello, giusto? Uno diciamo che è praticamente sulla strada di Torino, diciamo, mettiamola così. E io infatti, Carlo, scusa se intervengo, io metterei proprio subito in tribuna e farei giocare Sara Fernandez adesso. Sara Fernandez ha rinnovato. Che ha appena rinnovato, tra l'altro. Sì, dal primo contratto della sua carriera, dal contratto da primavera al contratto da professionista, 4 anni. Poi chiaramente andrà in prestito perché la sua avventura nella primavera finisce quest'estate, cioè la prossima. Sia lui che Gonzales, quindi andiamo avanti. Poi su Felipe Anderson ne parliamo perché ci stanno aggiornamenti. Allora Massimo, ti faccio, facciamo un giro. Bella! Chi è? Elisa? No. Alessia, perché c'è Elisa è la grande. Ciao Alessia. Ciao Alessia. Scusate, allora. Ma te, allora. E facciamo i complimenti al suo Napoli che ha vinto finalmente a Monza. Sì. E soprattutto dei gol meravigliosi, come scrive lui, gol spettacolari. Abbiamo visto i gol meravigliosi sia del Napoli sia in Empoli Torino. Ho visto anche
un gol spettacolare, non li abbiamo visti in casa Lazio, ancora manca, ci manca il gol, ragazzi. Io non ho visto nulla. Mi è bastato il derby, che per me sta giornata era finita così. Non ho visto gol, highlights, televisioni, non me ne è fregato niente. Mi è bastato vedere solamente che io sono contentissimo, perché abbiamo dato una gioia, e per festeggiare hanno dovuto festeggiare con i colori della Lazio, e sempre la Lazio in bocca. Io infatti volevo intervenire proprio su questo, no? Ho sentito tanti laziali che sono arrabbiati su sta cosa, ma quando in curva loro si sventola una bandiera bianca azzurra, in quel momento vedi lo zoo, perché c'è un coniglio e un sorso e un branco di scimmie, ma perché ve lo vedete arrabbiato? Che poi questo è un coniglio vero, perché ragazzi, è un coniglio vero, perché i nostri disfottò ci stanno, no? Ma è il dopo. Non chiedi scusa, i nostri Di Cagno e Chinaglia non avrebbero mai chiesto scusa a nessuno. Sono d'accordo, allora, perché ecco, proprio questo volevo sentire. Le scuse sono ancora più false come la banconota da 7 euro, perché c'è il video, si vede che lui chiede proprio quella bandiera, ma anche tolto questo, non è che l'hai presa e sventolata, oh porca miseria, è bianco celeste, c'è un sorcio sopra, la ridò. No, non me ne ero accorto, si è fatto il giro della curva. Era talmente grossa che poi. E quello che mi fa ridere è adesso che ce l'hanno tutti con Grevina, che dice: quando Acerbi ci ha fatto il dito medio, è stato zitto, adesso interviene Grevina. Ragazzi, è fatta grossa. Massimo, mi dai un pensiero su questa cosa, tu che sei il saggio della redazione? Di Mancini? Sì, di Mancini, e poi anche Mancini, di Anderson. Toscano, perché tra l'altro non è come De Rossi e Totti, che era romano. Mancini è un toscanaccio, cioè non è un romano che ha vissuto la Roma da quando è nato, come De Rossi e Totti. La moglie ha detto di sì, io sto ancora lì, Ma dai. Ma di tutto, vabbè. È uno dei giocatori più sporchi che abbiamo in Serie A, più antipatici che ci siano. E questo senza vestire la maglia della Roma. Poi quando si mette la maglia della Roma, pensiamo, ecco, si può manco di. No, sapeva benissimo la bandiera, e questo è il peggio, come ha detto Roberto, che almeno si sì, uomo, che lui non è. Bravo, quello, può far coatto, fallo fino alla fine, no? Esatto, sì, l'ho voluta fare, si sono offesi? Ok, è come quando, insomma, almeno Di Canio così. No, è proprio un falso, proprio di quelli più schifosi, ecco. Anche la squadra con la foto davanti al gruppo, cioè lo striscione gruppo anti-Lazio. Anti-Lazio, siamo noi complessati. Cioè, avessero detto una cosa sulla loro squadra, né la bandiera, la striscione, la sciarpetta, niente. Infatti oggi, io scusate se vado a tappe, però prendo sempre i pezzi dei discorsi che fare, no? Oggi si è dimostrato quel giornale DM, quello che è, va bene la grande vittoria della Roma, risalto e come pare, però hanno messo in risalto proprio il gruppo anti-Lazio. Tu sei un giornale della città di Roma, quindi sei un giornale dei laziali e dei romanisti, non può mettere in risalto questi giorni avanti Lazio, non ce lo può proprio mettere. No, era un giornale di Roma, di laziali e romanisti, finché c'è stato Xavier Iacobelli, dopo non è diventato più. Bravo. Poi l'altro, scusate, io vado a filo, perché dopo altre cose brutte che ci stanno a incolpare ai laziali, dei gori contro Lukaku e quell'altro, mi ricordo chi è, e Abraham. Quando non è successo nulla, i peggio cori hanno fatto loro, hanno istituzioni da anni di destra, che a me mi frega niente, però per dire, no? A Pannicoli antisemiti, hanno messo stigioni antisemiti contro di noi, e se la sorpresa con Radu, che su un pezzo di maglia, una manica c'era SS, che poi SS vuol dire SS Lazio. Questa è però su queste cose da un po' pure la colpa della comunicazione da Lazio, che a noi ci manca uno che si fa sentire, come abbiamo detto sempre. No, ma pare che stia arrivando.
non sembra che l'abbia preso. Sì, pare di sì, adesso ancora non c'è ufficialità, però ragazzi, cioè, e vorrei un parere da Massimo che vive negli Stati Uniti, perché lì la comunicazione è fondamentale. Allora, certo. Massimo, è stato preso un da quello che sembra, lo diciamo, Sir Louis, quindi un ex giornalista Rai, anche molto bravo, a me piaceva molto, molto sì, corretto. Ancora, molto... ancora non è certo. No, diciamo no, infatti, che... non ho fatto il nome proprio perché non è certo, ho detto sempre lì. Ciao Pierpaolo, non ne parlava, guarda, cioè, te capisco Pierpaolo, però. Sì. Ragazzi, da quello che se è lui ha 70 anni, ora un bacio Maria Gertrude, ora che ha 70 anni, se tu prendi una comunicazione fatta di TikTok, di Instagram, di queste cose anche molto veloci, non sarà il caso di affiancargli, come avevamo chiesto noi, un gruppetto di 4, cioè di 3-4 ragazzi giovani. Su questo già ce l'ha Lazio, infatti quando ha fatto i video sui giocatori arrivati, su quello i ragazzi sono bravi, su quello ce l'hanno. Dal punto di vista video sono bravissimi, tra l'altro era un ragazzo di Facebook che pubblicava, l'ho preso la Lazio, ha fatto benissimo, giusto e sacrosanto. Hai visto il video pre-derby, che bello. Sì, sì, no, su quel video lì parliamo di comunicazione, cioè la Lazio, certo, deve dire 200.000 cose, cioè mi devi fare dei post in cui tu mi informi la società, mi devi fare dei post anche su devi portare i giovani a tifare Lazio. Massimo, che ne pensi? Beh, io questo giornalista, per la verità, non lo conosco. Se è un settantenne che però sembra che spiritualmente abbia 80-90 anni, no, però no, bisogna vedere, 70 anni però che ha uno spirito giovane, e io gli darei una prima vedere come opera, e poi magari dopo un po' di mesi, dopo 6 mesi si può anche fare si può formulare insomma un'opinione su come opera, insomma, e poi si prende da là. Tutto qua. Allora, io dico l'ultima cosa, poi allora, secondo me la scenografia del derby, quella nostra, è stata una delle più belle, perché è molto significativa, cioè dal senso dei bambini a scuola che scriviamo sul diario, sui banchi di scuola, viva la Lazio. Io infatti oggi sulla mia di copertina di Facebook ho messo una foto da quando ero bambino con scritto la Lazio, viva la Lazio. Quindi noi siamo sempre avanti e tutto. Non siamo sempre ripetitivi con la lupa a rimarcare il cospetto di Roma, perché come quelli che vengono da fuori da Roma, lo diciamo sempre, no? Sono sempre loro, fanno solo quello. Sulla partita dico una cosa, che noi abbiamo perso un derby che per me è una delle squadre più debili che io ho visto all'Olimpico, ragazzi. Noi tante volte ho sentito dire che Lazio non ci ha messo grinta, vabbè, non ci ha messo tanta grinta. Però la Lazio, i difetti Lazio sono quelli che sono stati tutta la stagione. Arriviamo fino ai quarti e se picciamo per attaccanti dentro l'area, le quattro attaccanti sanno quello che fa, non tirano una fuori aria, non battevano una posizione. L'ultimo esempio, l'ultima azione, che Anders ha dato la palla a Guendouzi che si è scansato perché stava fuori gioco, no? Quindi secondo me ha rimarcato quello è. Le deficienze che abbiamo avuto tutto quest'anno, perché io ho visto una Roma veramente scarsa, raga, con tutto che loro stavano al completo. E poi sono d'accordo, ci avevano venduto sta Roma di De Rossi, l'avevano beatificata su tutti i giornali. Io che non avevo mai visto una partita della Roma di De Rossi, e la prima è stato il derby, mi pensavo arremberanno 200 tiri in porta, invece hanno fatto 2 tiri in porta e uno purtroppo è entrato, basta. Sì, questa ragazzi, è stata la Roma. Di salutare Frank Cher, scusami Massimo, saluto solo Frank Cher che sta interagendo dal gruppo Passione Lazio, dai gruppi non viene pescato il nome. Nel frattempo io ricordo a tutti i nostri ascoltatori, per chi non l'avesse già fatto e se l'hanno fatto, diffondete il verbo, aiutateci a crescere magari facendo iscrivere i vostri amici e parenti, di iscriversi al canale YouTube Passione Lazio. Grazie. Scusa, l'ultimo Massimo, l'ultime due cose, ciao, purtroppo. Buonasera a tutti. Ciao Giuseppe. Allora io vi faccio un saluto, l'ultima due cose è che una purtroppo
questi giorni, l'altro ieri ci ha lasciato un ragazzo di Monteverde, un ultra del Lazio di Monteverde, un bacio al cielo al nostro Celestino, era molto conosciuto nell'ambito ultra, e un altro pezzo del Lazio se n'è andato. E poi ve lo dico ai cuginetti, no, perché io ho cugini, ai Romanelli, che sono stati vinti un derby per uno, però noi abbiamo vinto quello che l'ha buttato fuori, come al solito, dalla Coppa Italia, li buttavo fuori dal 1958. Forza Lazio ragazzi, e viva la Lazio sempre! Un bacio a Celestino, ragazzi, ci uniamo tutti quanti. Ok, allora vorrei andiamo. Il fatto di Eugenio, poi facciamo un attimo parlare Giuseppe, perché giustamente è appena entrato è un po' che non fa parte della trasmissione. Beh, qui la maglia, era pure giusto con il lavoro che fa. No, certo, ci mancherebbe. Messaggio di Eugenio: qui la maglia va onorata e i tifosi che fanno sacrifici enormi per seguire la squadra vanno rispettati. Questa è una grande frase che dovrebbero leggere tutti i giorni. A Formello, cioè, dovrebbe essere scritto dentro ai spogliatoi. Comunque, ok. Giuseppe? Pronti? Allora. Io sono allora, appena, non vi ho seguiti. Allora, io volevo sentire Massimo e poi subito Giuseppe. Pare, poi torniamo al derby, pare che Felipe Anderson abbia accettato l'offerta della Juventus. A me, Massimiliano? Sì, sei contento? Mi dispiace. Se l'ha accettata, a me mi dà fastidio che vai in una squadra italiana, prima di tutto, e che pensa che alla Juventus... chissà dove, vabbè, comunque a me mi fa piacere da una parte, e da fastidio a me fa piacere perché Felipe Anderson ha fatto il suo tempo come Luis Alberto alla Lazio, e noi abbiamo bisogno di forze fresche, di gente giovane con talento che c'ha la grinta e che ha la voglia di giocare, che dà sempre il massimo, come l'ha mostrato Guendouzi e Rovella dei Isaacsen molto, ha iniziato bene, ma io credo che ancora non è pronto per giocare dall'inizio Isaacsen. Per cui io so Felipe Anderson, non me ne faccio una pena che se ne va. Beh, ovviamente il miglior Felipe Anderson ci ha regalato tante gioie, ma quest'anno non ha fatto una stagione all'altezza né della precedente né delle nostre aspettative, quindi è un fatto questo. Infatti, quando non rendi devi dare spazio ai nuovi arrivati, hai fatto il tuo, grazie, non te ringrazio però perché vai alla Juve, che io odio, tra l'altro, e per cui vai lì e non ti auguro il meglio assolutamente, io no. Beh, questa mi è piaciuta. Giuseppe? Beh, sicuramente Felipe Anderson è uno di quei calciatori che quando sono in forma fanno la differenza. L'anno scorso l'ha fatta, non so se vi ricordate, ma voglio dire, è stato uno dei protagonisti di quelle belle partite alle quali facciamo riferimento quando ci riferiamo al secondo posto dello scorso anno, quindi la migliore Lazio vista negli ultimi anni. E da questo punto di vista, gli va dato atto di aver, insomma, di aver dato un grosso contributo. Però il fatto che lui adesso chieda un adeguamento di contratto o comunque un adeguamento di stipendio in una situazione come quella di quest'anno, in cui francamente lui e tantissimi altri calciatori della Lazio, fra cui tanti senatori, alla fine hanno reso veramente ben al di sotto delle loro potenzialità e delle loro possibilità, la trovo abbastanza bizzarra come cosa, no? Io se sono dipendente di un'azienda e non sto rendendo al massimo, sicuramente non punto i piedi o i pugni sulla scrivania del mio capo per dire dammi 500.000 euro in più l'anno. E quindi la trovo abbastanza paradossale come situazione, che nella peggiore stagione della Lazio così tanti calciatori stiano, anziché andare incontro al pallone, vadano incontro agli uffici dei procuratori per chiedere adeguamenti di contratto.
francamente la trovo una cosa paradossale e di cattivo gusto. Per quanto mi riguarda, Felipe Anderson può andare, dicevano i latini, homo faber fortune sue, e vada a trovare le fortuna altrove, purché sia l'ultima volta, perché Anderson è recidivo da questo punto di vista, eh? Non dimentichiamoci che insomma ce lo siamo ripreso per due volte in due situazioni abbastanza delicate. Ragazzo mio, alla terza, arrivederci e grazie. Oh, per tutta la messaggio, per tutta la redazione, siccome siamo ancora nel post derby, per cortesia evitate di usare latinismi, perché qualche romanista, parecchi se entrano romanisti, no, non capiscono, capito? E allora per cortesia cerchiamo di capire. No, poi dice non masticano l'inglese, quindi giustamente è già identificare la lingua è un problema. Ringrazio tutti coloro che mi stanno facendo complimenti, perché vedo, anche se non sono ancora messi, i messaggi. Grazie Roberto. Sì, grazie. Perché solo noi che... Roma Centro, voi non c'entrate. E se sono scordati la sì, ma anche questa... Questa, lo sapete che il primo che arriva, che fa pipì a Termini, dice che è romano e romanista, quindi lasciamo stare. Certo, no, ma poi allora, pure il povero di Bartolomei da destro trasformato in sinistro, e vabbè, dai, tante cose. Agostino forse era l'unico che dei romanisti non solidava una cosa del genere. No, veramente, devo dire. Beh, un signore però, eh. Appunto, dico, non se meritava una cosa del genere. No, ci manchi. Allora, manco le basi. Dice che aveva sentito dei cori razzisti su Lukaku e Abraham. No, non ci risulta. No, però te ne dico questo, perché quando li pizzichi in castagna e si fanno beccare, cercano la famosa scusa che abbiamo già visto anche in politica, lo fanno anche gli altri, oppure da bambini, e allora lui, capito? Cioè, questo è il giochino, è vecchio. Il giochino sì, è vecchio. Sì. Lo facevamo alle elementari, alla sera alle elementari, quando la maestra ti rimproverava, dice, e allora lui, ecco, no, questi sono come i bambini. Bisogna volergli bene come se fosse gente normale, non ve lo dimenticate mai, eh? Esattamente. Allora, e poi ragazzi è stato difficile discutere in questi due giorni con gente che non sapevo neanche che seguisse il calcio, non sapevo neanche che fosse della Roma, gente che si appellava e pensava insomma, di farmi indispettire, invece sono andati via che gli erodeva a loro. Vabbè, comunque insomma ritentate, sarete più fortunati. Chi hai ammazzato? Chi hai distrutto? No, ma c'è poco da distruggere, come sparare sulla Croce Rossa. Cioè, al momento in cui arrivano e mi dicono io mi chiamo Roma e tu no, la chiudo la conversazione, perché dico, guarda, pensavo fossi normale e invece niente. Vabbè, andiamo avanti, perché ragazzi non si può. Dai. Allora, Claudio Massella giustamente rivendica che sono due anni che non vincono un derby, esatto, e che Felipe Anderson giustamente lo giudica un mercenario, perché quando determinati giocatori sanno di essere ceduti non danno più al meglio. Questa purtroppo è la realtà, pochissimi sono professionisti giocando fino all'ultimo con serietà. C'è un altro utente di Facebook che è sempre Frank Cher, vai. Dice che Chinale e Di Grande non hanno mai chiesto scusa, anzi hanno sempre dichiarato di odiarli agli altri uomini. Non hanno mai chiesto scusa, no, hanno sempre dichiarato di odiarli altri uomini, cioè sono altri uomini loro. Sono altri uomini, ma scusate, anche che non mi sono assolutamente simpatici, Totti e De Rossi, Totti che faceva lo spottocola, che prendeva la telecamera, inquadrava la curva, faceva il self... Non hanno poi mai chiesto scusa, perché voglio dire, insomma, prenditi le responsabilità di quello che fai. Mancini, certo. Veramente, guarda, inqualificabile, soprattutto per le scuse successive. Sì, ma ci ricorderemo del tuo gol, soprattutto nella partita Siviglia-Roma, al bacio. Vai, Carlo. No, io vi dico che comunque molti giocatori ex Roma si sono
dissociati da Mancini, anzi l'hanno attaccato pesantemente, uno fra tutti Panucci, quindi non, su quello non ci piove. Però io dico di un'altra volta, il derby spero di no, potrebbe lasciare strascichi, perché dopo il triplice fischio c'è stata un parapiglia, sono venuti alle mani Paredes e Guendouzi, questo qualcuno non lo sapeva, qualcuno sì, diciamo l'arbitro l'ha messa al referto, adesso aspettiamo cosa possa succedere a Guendouzi nelle squalifiche. Poi dopodiché... Perché? No, perché Paredes no? Non lo so, adesso vediamo cosa succede domani, tanto devi aspettare domani, quindi non è quello il problema. Comunque è tutto follia, c'è Dybala che vince una Coppa del Mondo dalla panchina e fa vedere il parastinco con la Coppa Guendouzi. Cioè a me mi sembra proprio la fanta, il fanta calcio, la fanta, la mitomania, bambini. Per quanto riguarda Felipe Anderson, io dico una cosa soltanto, non voglio entrare perché mi sono arrivate pure... Grazie. Diciamo le cifre, no, più o meno mi sono arrivate perché ce l'ho qua sotto gli occhi, quindi... Abbiamo sentito con chi parlavi, tranquillo. Sì, vai. Esatto. Tu lo sai, stavo al telefono con lui. Quindi sì, ha chiamato in quei momenti che stavi con noi. Sì. Ciao Maurizio. Mi sono arrivate le cifre più o meno di questo, di questa cosa. Io chiedo solo una cosa alla Lazio, una cosa sola. Nella partita di ritorno che Felipe Anderson non giochi con la Juventus. Ma non perché non deve giocare con la Juventus, è no, perché sì. Se è già stato concluso tutto l'iter, esatto. Vorrei evitare la seconda di De Vrij. No, io sinceramente, io già ero avvelenato con De Vrij, ricordatevelo, con l'Inter. Sì, sì. Ripetere una seconda situazione prima te e poi tutti gli altri mi commentate questo messaggio globale, no? I giocatori, io aggiungo anche che voglio dire, quando trapelano queste notizie, se fosse confermata, io non vi ho seguiti dall'inizio, per cui non so se è ufficiale o solo ancora ufficioso questa firma, lo danno al 99,98%. Ecco, allora, se è quasi ufficiale, insomma, tanto sono rimaste 7 partite. C'è da dire pure che la Juve aspettava Anderson, la qualificazione in Champions. Anderson è quel calciatore che purtroppo, mi duole dirlo, però fa parte di quei calciatori che in campo quest'anno o c'è o non c'è, sta grande differenza. Ciao, non Angelo. L'ho mai vista. Quindi ciao, magari, Angelo. Si accomodasse in panchina o anzi in tribuna proprio per le prossime 7 partite, così comincia già da subito a metabolizzare, insomma. No, ma io ripeto Giuseppe, io personalmente su Felipe Anderson lo ringrazio. Ah sì, ma io, per carità, sì, sì, ma l'ho premesso, ripeto, non voglio, è una brava persona, non voglio andare sul personale, però vorrei evitarlo di vedere in campo con la Juventus. Questa è una soluzione. Anch'io. No, volevo dire a Eugenio che noi non l'abbiamo detto il nome, perché non c'è l'ufficialità, potrebbe essere lui. Io finché non c'è l'ufficialità, diciamo che l'offerta è quella, mentre per quanto riguarda altri due personaggi e giocatori della Lazio, quindi tanto vabbè, sono Anderson e Immobile. Luis Alberto Immobile, purtroppo sono, tra virgolette, fatemi usare questo termine, prigionieri dei loro contratti, perché uno scade nel 2027 e un altro scade nel 2028. E monumenti a questi due giocatori, 4 milioni circa, più o meno. E quindi è molto complicato venderli. Luis Alberto è stato rinnovato quest'estate e mi deve arrivare una squadra che, cioè, il presidente vuole 25 milioni, detto in maniera soft, quindi non ho dubbi, cioè, deve arrivare una squadra che ti offre quello, una squadra che ti offre quello, altrimenti probabilmente saranno prigionieri dei loro contratti e saranno dare 4 milioni a un altro giocatore, perché la cifra è quella. Cioè la Lazio a Felipe Anderson ha offerto un triennale a 3,5 compresi i bonus, la Juve invece offre 4 milioni per, offre 3,5 per 3 anni e
3,5 la firma, quindi 4, è un triennale praticamente, un quadriennale. A lui, Felipe Anderson, offrono un quadriennale. Aspetta. A 4 milioni l'anno, ok? Massimo, quello che la Lazio non può offrire, punto. Massimo, poi facciamo un giro, facciamo un giro. Allora, ci sono due messaggi. Uno è di Adriana, che appena di no, aspetta un attimo, torna un attimo su, è questo di Adriana. Angelo, tanto l'abbiamo già salutato. Ah, scusa, ve lo rimetto io, scusa. Allora, sinceramente, se Felipe va via non mi strappo i capelli, voglio gente che onora la nostra maglia. Io faccio Pallo al Massimo, e Massimo c'è una volta a settimana, lo sappiamo, il lunedì, quindi si chiama Lazio al Massimo anche per questo. E l'altro, che questo tu dovresti conoscerlo bene, perché io l'inglese lo conosco, sai, noi il latino non lo conosciamo. Joe Badass. Ma i tifosi della Juve che non vogliono Anderson, mi commentiamo, facciamo un giro su questo, diamo un po' di spazio ai nostri ascoltatori. No, le ultime, probabilmente andrà via pure, pare che vada via pure Allegri da Juventus. Udinese in vantaggio. E la Juve c'ha due allenatori possibili, che sono uno è Conte, che bisogna vedere, e un altro è Thiago Motta. Thiago Motta dovrebbe andare al Paris Saint-Germain. No, Thiago Motta potrebbe andare alla Juventus, se non va a Conte. E quindi questo potrebbe, ciao, Andrea Lenzini. Potrebbe essere la soluzione. Oh Andrea, ciao! Massimo, vai col commento tuo, queste due cose. Il mercato sarà furente, sarà proprio bollente. Sì. Speriamo che arrivano tutti e subito i nostri. Cominciamo a fare cose gli ultimi giorni dei mercati di ritiro. Li vorrei almeno l'80% di ritiro. Vai Massimo. Anche perché ci sarà da rifondare, insomma, dovranno Massimo, arrivare Giuseppe Leo e Francesca. Commento su che cosa, scusa, non ho capito. Su Felipe Anderson che va via e i tifosi della Juventus che non lo vogliono. Ah, credevo che avessimo finito la cosa Felipe Anderson. Comunque, no, poi dopo torniamo sul resto. I tifosi non contano mai nulla su un club, nei riguardi del club non gli frega niente dei tifosi. Sempre stato così, guarda, almeno per la maggior parte, specialmente quando si parla di club che c'hanno, insomma, questi grossi club che rubano sempre, no? Come la Juventus, e per cui non gli frega niente che i tifosi non vogliono. Loro fanno una loro scelta in base a altre cose. E Felipe Anderson, a me ne frega niente se è una brava persona, perché io preferisco che uno che è uno stronzo, che però gioca nella Lazio, che ha le palle così quando gioca, invece che una brava persona e fa niente, capito? E sta lì a fare figurina. Per cui a me le persone che giocano nella Lazio non mi frega niente se sono brave persone, non mi interessa, perché non le conosco, non c'è niente a che fare con loro, per cui non mi frega proprio nulla. Voglio che diano il 120%, e questa era una delle stagioni peggiori che io mi ricordo, proprio per colpa di tutti. E Tudor adesso ha un lavoro formidabile, che non è solo quello di instaurare l'assetto e far giocare i giocatori come vuole lui, ma riportare la motivazione in questi giocatori dopo il derby, poi capirai, di portarli a essere, insomma, motivati ed entusiasti, ecco. Giuseppe? Allora Max, non mi meraviglia che i tifosi della Juventus comincino già ad avere strani pruriti nei confronti dell'arrivo di Anderson, perché loro ragionano così, lo diceva un po' anche Massimo due secondi fa, no? Loro ragionano così: Inter, Milan, Juventus sono tre squadre che hanno esonerato i loro allenatori, i tifosi hanno esonerato i loro allenatori ogni due per tre, per il semplice fatto di aver perso due o tre partite, magari, o di non aver offerto delle prestazioni decenti per qualche partita o per qualche scampolo di partita. Eppure sono prima, seconda e terza. Io mi ricordo che Pioli al Milan è stato sempre sul banco degli imputati negli ultimi anni, eppure il Milan ha fatto sempre, voglio dire, degli ottimi campionati, addirittura uno o due anni fa l'ha pure vinto.
Stesso discorso vale per Inzaghi, non gli perdonano nulla, appena fanno un piccolo passo falso subito si cominciano i rumors, subito cominciano a parlare di esoneri, di andare via, di cambiare mister. Allegri non ne parliamo, quindi di cosa ci meravigliamo? Io più che altro a questi calciatori che hanno la smania di andare via vorrei chiedere: ma dove la trovate un'altra squadra come la Lazio? Dove la trovate? Dove lo trovate un'altra tifoseria come quella laziale, che vi coccola, vi porta in braccio, vi sostiene nonostante un campionato indecente come quello appena che sta per finire? Se Anderson rimanesse alla Lazio ancora ci sarebbe chi gli va dietro, eppure loro vanno via per soldi, ma andassero dove vogliono. Cioè, purtroppo è così, viviamo in un mondo al contrario, in cui forse sti calciatori in alcune squadre sono veramente troppo, troppo coccolati, forse veramente gli vogliamo troppo, troppo bene. E quando vuoi troppo bene ad una persona, poi questi sono i comportamenti, come ti ripagano, no? Certe cose veramente mi lasciano un po' stranito, ma perché noi ragioniamo da tifosi col cuore romantico, mentre loro probabilmente ragionano soltanto col conto in banca. Mi è arrivato la conferma, sono 4 milioni per 4 anni. Perché sono, ma dove li trova? Dove li 3 trova? Milioni a 4, sono 3 anni a 4 milioni e poi 4 milioni alla firma. Quindi l'avrebbero dovuto fischiare dalla partita col Genoa fino ad oggi. Nella Juve non sarebbe mai neanche andato in tribuna, l'avrebbero rispedito in Brasile. Comunque, e noi ancora Juve, stiamo qui a chiedere 4 milioni alla firma perché va via, scusami, perché va via a parametro zero. Sì, sono 4 anni a 4 milioni, dai. E noi stiamo ancora qui con a chiederci se forse milioni. Non sarebbe il caso di tenercelo. Ma no, vai, Giuseppe, ragazzo, vai. Io ti dico un'altra cosa, la Juve praticamente ha quasi chiuso Toni Kroos al Real Madrid e forse anche Jorginho. Però cambiano allenatore, ripeto, Thiago Motta o Antonio Conte. Rimetti quello prima che è importante, ne parliamo adesso. Carlo, quanto sono arrivati anche i romanisti, grande Tiberio Angeloni che fai queste battute meravigliose, 5-6 anni di seguito che finisci sotto la Lazio con grande investimento di soldi e vieni qua a dirci che voi state sopra di noi. La vergogna, non sapete neanche dov'è di casa. Guarda, puoi andare tranquillamente, vai. Vai. Come si chiama adesso? Tiberio Angeloni. Vabbè, almeno ti posso dire cosa, io adesso non so chi è. No, ho fatto un battutone, mettetevi il cappotto a meno 9, ma che ci frega di siete stati sotto 5 anni con una coppa in faccia che abbiamo massacrato da tutta. Basta. Carlo. Derby, regalamo derby. Capisco che sei dalla Roma, ma bene, si scrive B e H, hai capito? Se no, giustamente. Vabbè, scusami, mi dimenticavo, sei abruzzese, hai ripreso il verso delle regole. Con Romoli Regna. Scusate ragazzi, quanto va? Un attimo ragazzi, mi devo allontanare un secondo, scusate. Allora, mi associo a quello che hanno detto sia Giuseppe che Massimo, che poi credo che è l'opinione del 90%, 95% di chi tifa Lazio, ma di chi tifa qualunque squadra, perché un giocatore che, per carità, va a prendere 4 milioni in più di quello che gli ha offerto la Lazio, perché c'è un anno in più di contratto, perché se parliamo di mezzo milione l'anno, per loro, per me sono soldi, ma per loro sono quisquiglie, però 4 milioni in più, lo posso capire che voglia andare via, però il non giocare, il camminare in campo, lì dà veramente fastidio. Almeno dovrebbero avere l'onore di dirlo e di mettersi in panchina. Dice: guarda mister, fa giocare un altro perché tanti me ne devo andare, mi voglio salvaguardare, capite? Esatto, così. E non voglio giocare più, basta, tanto è inutile che ci prendiamo in giro. Io la vedo così. Io ho detto, io voglio evitare di ripetere la seconda di De Vrij, io un altro film così non voglio. Quindi io infatti già hanno scritto, Carlo, già hanno scritto, io con la Juventus non lo rimetterei. No, per carità, ma manco con l'altri. Hai firmato? Ciao, grazie. Devo fare. Tanto il campionato è andato. La Champions non la raggiungi. Non si inventava le biciclette gli sportelli. Questo è un campionato fallimentare perché l'obiettivo era
arrivare entro le prime quattro e confermare la posizione in Champions. Non è stato fatto, ripetiamo, io lo ripeto, per me le colpe stanno società, allenatore, calciatori, tutti, tutti, e quando dico allenatore vuol dire anche i preparatori atletici, tutti, ci stanno tutti dentro, pari, tutti allo stesso livello, tutti allo stesso livello. A questo punto Tudor ha un altro anno di contratto, facesse gli esperimenti, prendesse i ragazzini della primavera, quelli che meritano, ogni tanto li butta dentro, attenzione, devono sempre portare, la primavera conta, la primavera è in lotta per i playoff, certo, certo, quindi poi... ma intanto vuoi mettere che tu torni in primavera dopo che hai giocato, adesso dico che di quantomeno torni e dici, oh, io ho giocato con Ciro Immobile, ho giocato con Ghila, ho visto come si muove, se sono attaccanti, ho visto come si muove Romagnoli che ha giocato nel Milan, ho visto come si muove quello che, con Casale che ha giocato in nazionale. Tanta esperienza. Capisci? Esperienza, beh, ma certo. Ragazzi, ma vi rendete conto che è dal 2009 che non ci piazziamo così male, però nel computo in quegli anni, fino al 2020, noi abbiamo vinto 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. Cioè, ma... Esatto. Quindi nonostante... arrivavamo a quei livelli, comunque un trofeo lo portavamo a casa, quest'anno zero. Allora, assoluto. Facciamo un giro a Claudio, posso rispondere? Ecco, questo infatti, lo fa un giro, vai. Facciamo te, poi facciamo il giro con Francesca e fino ad arrivare a Carlo, vai. Chi inizia, Francesca? No, inizi tu. Ah, ok. Allora, prima di tutto Claudio, Giulio, ciao. Chi seguirà Tudor? Tudor adesso per il momento è ovvio che sta usando la carota, perché appena arrivato abbraccia i giocatori, gli deve far sentire che insomma li vuole bene, sai, per farli... vicinanza. Esatto, l'appartenenza e tutto quanto. Ora però, se poi i giocatori non rispondono a questo, questi li sbatte al muro, te lo dico io. Li prende e li sbatte al muro uno per uno. È giusto che facesse così se non rispondono... insomma sul campo dopo la Roma. Adesso devi solo rispondere. Bravo, genio. Come tu sei, tutte le due qualità da giocatore, e mentalmente ti devi innescare in quel corridoio, che devi soltanto usare quello, perché altrimenti sei finito e non lo devi far giocare. Se non vede che il giocatore mentalmente non ci sta, non lo fa giocare, spero io. Francesca? Ma io mi aspetto a giugno, diciamo, un rinnovo totale. I senatori quasi, se non tutti, li vedrei lontano dalla Lazio, e invece alcuni elementi che insomma si sono rivelati delle grandi e importanti scoperte, penso a Provedel o anche molti nuovi Guendouzi, Rovella che sono arrivati. Ripartire da quelli e niente, e rinnovare la rosa, che va svecchiata assolutamente perché è una delle più alte di età di tutto il campionato, e niente, quindi per me è così la cosa. La Lazio che stiamo vedendo non è comunque la Lazio di Tudor, quella la vedremo l'anno prossimo. Quello che non mi è piaciuto fino adesso di Tudor è sperimentare. È vero che aveva una settimana di fuoco davanti a sé e non come De Rossi che ha iniziato con le ultime in classifica, però insomma erano delle partite, soprattutto il derby, che per noi era particolarmente importante, quindi magari lo sperimentare poteva essere fatto anche in altri frangenti, ecco. Certe scelte non l'ho condivise, però comunque non lo critico in questo senso comunque. Ma Leo? Sì. Dimmi. Leo? No, se rispondi anche tu, facciamo un giro proprio su questa cosa. Ah, scusami, no, pensavo che mi stessi facendo chi una domanda. Chi con Tudor? No, chi con Tudor? Con Tudor sicuramente, guarda, sembra paradossale, ma io ci vedo, secondo me lo seguo i Guendouzi, nonostante ci abbia litigato a Marsiglia, io credo che lui ripone fiducia in lui e anche naturalmente lo giocatore verso il mister, che poi bisogna vedere se comunque viene riconfermato, perché c'ha l'opzione per il prossimo anno, giusto? No, è opzione è da parte sua, non c'è, un riscatto di 15 milioni da ultimare. Ah, ok. Io pensavo, scusa, mi ho sbagliato io.
Non sì, ma già è fatto perché il numero di presenze. No, io intendevo Tudor. Io intendevo Tudor. Ancora non sono stati dati. Ancora non sono stati dati. No, non sono stati dati, però Tudor c'ha un contratto di un anno, no, più Tudor, opzione a favore di Tudor. No, no, io sto parlando di Guendouzi, non ho sbagliato. Ma io parlo di Tudor. Comunque, io credo lui. Poi bisogna vedere un attimo adesso come sono messi a livello contrattuale, nel senso che c'è per esempio un Gila che sembra che punti molto su di lui, quindi gli vada presso. Cioè magari un Romagnoli che magari si sente bilico col contratto, che ne so, per dirti Romagnoli come potrebbe essere Immobile, come potrebbe essere Felipe Anderson. Quindi sai, la squadra Mose spaccherà sicuramente, perché lui poi... Un telespettatore ha scritto lui cambia troppo, cioè rispetto a Sarri non cambiava mai nessuno, questo invece cambia molto i giocatori, ma è normale, ragazzi, che faccia così, li deve conoscere, deve provare il modulo, deve capire un attimo la quadratura del cerchio. Poi non è facile, perché se te arrivi in un punto, in un gruppo dove litigano tutti, tu devi essere un buono psicologo, come mi sembra vedere lui, se riesce a parlarci molto con questi calciatori. Vabbè, Anderson tanto c'ha la capoccia che c'ha, se n'è andato, diciamo, c'ha un pensiero di meno pure tutto, che non lo deve allora portare. Io vi do la mia veloce, così do la parola a Giuseppe e Carlo. Allora, la mia veloce è questa: i giocatori che devono assolutamente rimanere sono i due portieri, Gila sicuramente, Gila e Patrick della difesa, non ci penserei proprio neanche minimamente a lasciarli partire. Centrocampo Rovella, Guendouzi, e pensa che ti dice Massimiliano Ienna. Io pure Cataldi non farei partire, perché per il gioco di Tudor potrebbe essere utile. E poi i nuovi, Isaksen, basta. Poi il resto, chi vuole rimanere o si impegna, ma fa il patto, se no quella è la porta, cioè non mi pongo il problema. Ma no, i rinnovi non se ne parla. Rinnovi, se volete rinnovare, intanto c'è un altro anno di contratto, mi dimostrate che siete da Lazio, vi impegnate, lottate, perché tanto Romagnoli non gli scade il contratto del 2025. 2026. È chiaro. Sì. Allora, mo ve li dico, perché ce l'ho qua sotto mano le scadenze. Vai. Allora, 2024 Felipe Anderson. Bene, è andato. Camada, bisogna vedere cosa fa a giugno. Camada deve decidere lui. Esatto. Poi Sepe, e poi Sepe, che andrà via. 2025, secondo me, io vado così, lasceranno la Lazio Marusic, Isai e Vesino quest'anno. Zaccagni, punto interrogativo. Poi c'è Diego Gonzalez della Primavera che rinnoverà, e Sana Fernandez che ha rinnovato. Quando 2026, scade Romagnoli? 2026, Immobile, Basic e Kamenovic. 2027 barra con l'opzione Luis Alberto, Casale, Patrick, Romagnoli, Provedelle che ha appena rinnovato, Lazzari, Gila e Cataldi. 2027. 2028 Castellanos, Isaksen e Mandas. Questi sono più o meno... Scusa Carlo, Felipe Anderson va via a zero? Sì, 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 certo. Madonna mia. Cadenza contratto. È che non se ne manca una lira, ma è sbagliato. No, ma io, secondo me, potrebbe arrivare un giovane da Juve tipo sul che sta adesso a Frosinone. Magari. Più o meno, credo. Aspetta che c'era un messaggio di Giovanni Di Costanzo. Volevo complimentarmi a Francesca per la laurea alla Lewis, ha fatto studi altissimi, te credo, stava all'ultimo piano, più alti di così. Non c'hai l'audio, Francesca? Ah no, scusate, stavo senza audio. Sì, stavo al quarto piano, appunto, studi altissimi. Ringrazio l'ingegner Parcomeni qui presente che ci sta seguendo, che mi ha pagato la Lewis, perché se no non avrei potuto. Beh, ma scusa, dimmi un romanista, bravo, uscito da Luis, c'è stato. Per la cronaca, Luis Alberto scade nel 2027, c'è anche un'opzione 2028. Pensate. Giuseppe, Barbosa,
Facciamo oggi, sì, saluta no, Roberto, è veramente paradossale. Saluta Roberto. Io mi ripeto, è veramente paradossale che in una stagione come questa noi stiamo, o meglio, i calciatori a poche giornate dalla fine e poi tutto sommato con una situazione di classifica che sì, ci penalizza tantissimo, ma non è ancora completamente tragica, perché io se fossi un professionista serio mi concentrerei su queste ultime partite che sulla carta, ma molto sulla carta, perché con la Lazio ormai così bisogna ragionare, con la Lazio di quest'anno molto sulla carta potrebbero essere abbordabili, no? Perché se uno pensa che per esempio venerdì giochiamo con la Salernitana, poi andiamo a Genova con il Genoa, retrocessa e... come? Salernitana retrocessa, quindi sì, voglio dire, lì c'è potrebbe un altro giocatore. Uno potrebbe anche pensare che sti ultimi, uno potrebbe anche pensare che sti ultimi quanti sono rimasti? 18, 20 punti che rimangono fino alla fine, 21 punti. Magari riusciamo a farli pure tutti, no? Uno potrebbe pure avere sto sogno, 18, sto sogno 18, strano, 18. No? Come? Grazie. No, si può mettere. No, aspetta, scusate. Questo si può mettere perché questo messaggio si può mettere perché si è autocensurato lui, quindi ci sta. Sì, bravo, sì. Bravo, il discorso, lo sapete qual è il discorso? Allora, no, io dicevo, aspetta, fai un attimo il mio ragionamento. Un professionista dovrebbe anche pensare che essendoci a disposizione 21 punti e stando a 4 punti dall'Atalanta, che è sesta, quest'anno l'Europa League, se non mi sbaglio, col sesto posto ci entri pure forse con il ranking. Dipende chi vince. Un professionista potrebbe anche pensare e dire ma quasi quasi provo a vincerle tutte da qui alla fine, così magari gli regalo anche l'Europa League a questi prima di andarmene. Invece no, invece qua stiamo a parlare di rinnovi, di milioni, di procuratori, di schifezze varie. Poi uno come fa a allargare le braccia e a dire ma andate, ma pazienza, santa pazienza, dai, santa pazienza. Discorso... No, no, ma scusami Giuseppe, mi stavo preoccupando del tuo discorso, perché hai detto un professionista dovrebbe pensare, ho detto un professionista, poi dopo hai spiegato bene, era il pensiero mio, vai, scusami. Sono d'accordo con Giuseppe, però vi dico che faccio un esempio, questo è un esempio, se la Fiorentina vince la Coppa Italia, in Coppa UEFA ci va un posto. Sì, per carità. Ma la Coppa Italia vince la Juve. Ce l'ha la vista. Con la Juve ci vanno due posti e non nessuno va... Se la Juve vince la Coppa Italia, che già sta in Champions, libera un posto in Europa League, però nessuno va in Conference. Mentre se la Fiorentina vince la Coppa Italia e va in Europa League, la vincitrice di Coppa Italia... E non si qualifica dal campionato, in Europa League ci va una squadra. Vabbè, però diciamo che tra tutte quelle presenti, forse che la vinca la Fiorentina è quella con meno probabilità. Non forse va, c'è più ragione Leo sulla carta. Ma però parte da 1-0, Sì. Tre risultati su 3, non c'ho. Tra l'altro, la Fiorentina e la Lazio, tutte e due, perché è uguale, in questo momento, oggi stanno fuori dalle coppe. Oggi, se. Chi delle due vince la Coppa, chi delle due arriva in finale, se arriva una delle due in finale di Coppa Italia, già comunque si è assicurata la Supercoppa Italiana. Vale. Francesca, ci dai un pensiero su questa domanda e poi andiamo avanti con i messaggi che sono bellissimi, anche quello di Guido Giglioni. Camada, era su Camada la domanda? Sì, Camada, come l'hai visto? Guarda, io a differenza di quello che hanno detto molti, non mi è dispiaciuto come ha giocato Camada al derby, sinceramente. L'ho visto pure delle entrate belle roncolanti. In generale la Lazio non mi è dispiaciuta come ha giocato il derby, ha fatto secondo me un ottimo primo tempo, l'Immobile di qualche tempo fa avrebbe segnato quel gol, poi ha regalato i primi 10 minuti come è endemico in tutti i secondi tempi dall'inizio del campionato, forse anche dall'anno scorso, e poi dal 60esimo poi c'è stata solo la Lazio, peccato che devi tirare in porta e non hai mai tirato, hai regalato quelle due punizioni finali. Comunque Camada non mi è dispiaciuto, io avrei fatto giocare Cataldi tutta la vita, Sarri forse aveva capito l'importanza di Cataldi nel derby, quindi al posto di Visino
che comunque non mi è dispiaciuto, e poi insomma davanti urge una riforma totale, perché insomma Immobile sappiamo quale fase sta attraversando, Castellanos meglio ma non vede lo specchio della porta, e quindi quella cosa. E poi, come scriveva qualcuno, non siamo mai stati pericolosi sui calci piazzati, a parte le ultime due punizioni e poi i calci d'angolo, per favore pietà, ancora un'altra volta così. Magari Dario. Sì, Luis Alberto, e anche Luis Alberto, la decisione di tenerlo fuori dall'inizio non lo so quanto sia stata producente, è vero che quando è entrato non ha fatto nulla, però pure i Saxen, insomma, ha le sue lacune. Però dobbiamo anche dire un pochino, questo bisogna sempre sottolineare, la Roma ha giocato 10 in difesa, dopo che ha segnato inizio del secondo tempo, abbiamo veramente giocato solo noi. Leo, io l'ho rivista ieri sera la partita, non puoi, non, ma, no, no, cioè, io quello che non puoi non tirare mai una volta in porta, neanche in curva l'ha mandata, perché non ha mai tirato. A parte infatti, Pellegrini, che quello è bravissimo. Cioè, non è, hai fatto quell'azione che poi ti hanno annullato il gol per il fuorigioco, primo tempo, sì. E dopodiché è chiuso. Pellegrini ha avuto l'ultima palla per il cross, non so che voleva fare, ha litigato con la palla. Era il secondo tempo che ho annullato. Il secondo tempo, quello là, là sì. L'ultimo minuto. Sì. Quindi non, io non riesco a capire determinato, cioè siete svogliati, ma almeno il derby, cioè il derby, uno, derby. No, più che altro la cosa che più dispiace è che ho dovuto andare Guendouzi a mettere le mani in faccia a Dybala e nessuno è andato da Mancini e gli ha dato una roncolata quando sventolava quella bandiera. Cioè, Mancini l'hanno insultato tutti gli ex romanisti, uno tra gli ultimi Panucci, cioè Panucci non è che è laziale, Panucci è un professionista. Sì, ma mi sa che l'unico che ha avuto da ridire è stato Guendouzi, cioè deve venire un francese che sta a Roma da 6 mesi o giù di lì a far valere il fatto che non devi offendere la te lo sta dicendo Claudio Giulio, te lo sta dicendo Claudio Giulio, ma valla a fare queste cose se c'era Radu in campo, valla a fare con Giorgio, valla a fare con Pino Wilson, valla a fare con chiunque di questi, con Coudo. Beh, ragazzi, la storia ve l'ha detta, ve l'ha raccontata Mihajlovic, era in Portogallo dentro un locale, a un certo punto hanno cominciato ad attaccarci, ci volevano menare, se si è marzati in tre, eravamo 4-5, ma bastavamo le tre e sono scappati. Fernando Coudo, Mihajlovic, Stam, si sono dati tutti. Posso fare un intervento? Vai Massimo! Posso fare un intervento? Devi fare un intervento! Ok, tu in questa stagione abbiamo visto quanto noi diciamo ok, abbiamo fatto male, oddio che succede? Aspetta Leo! Poi c'è sta un'altra partita, altre partite, dice ok, adesso dimentichiamoci di quello che abbiamo fatto e andiamo. Non è mai successo questo, se non per magari 2-3 partite, un pochino, ma niente di consistente. Ora però, dopo che adesso è arrivato questo nuovo allenatore, abbiamo fatto una bellissima prestazione contro la Juventus, dove tutti sembrano che si sono svegliati dal sonno di Biancaneve, e adesso invece con la prestazione poi della Coppa Italia e col derby proprio veramente squallida, abbiamo queste ultime partite, cioè se non ti rimbocchi le maniche adesso che lo puoi fare, che è proprio l'ultimo e le partite sono, come ha detto Giuseppe, sono abbordabili, purtroppo noi siamo famosi in questa stagione di far sembrare le altre squadrette, perché la Salernitana è una squadretta, uguale di squadre che ci ha pure battuto quella volta, perché siamo stati noi ieri al derby, abbiamo fatto, perché la Roma non è una grande squadra, abbiamo invece reso la Roma grande perché noi siamo stati troppo brutti, è quello il fatto, per cui adesso chi, ma te pare che il tifoso gli frega che tu devi stare a pensare al rinnovo, queste, ma per favore, ma pensa alla maglia, poi a fine stagione penserai ai tuoi interessi e fai risorgere questa dai, metti una pezza
a questa stagione veramente schifosa. Tutto qua. Allora, questo signore è sempre Frank Cher. Io volevo dire a Xavon, per cortesia, Xavon, sei pregato di scrivere messaggi veri. Non puoi dire sei nato a Corropoli, perché è una falsità. Sei stato fuso a Corropoli, che è una cosa diversa. Bravo direttore! Lo so che sei uno di schietti di spirito e la capisci, ma mi serviva come battuta. Guarda, io di questi qua sinceramente mi interessa meno. Vai, Leo. Il discorso io dico solo una cosa: la Lazio ha l'obbligo, cioè i giocatori della Lazio hanno l'obbligo di di onorare la maglia. Ok, mi arriva la parola, fino al 26 maggio, che è l'ultima data di campionato. Dopodiché, per me possono fare tutti le valigie, tutti. No, io non faccio prigionieri, compresi Immobile, Luis Alberto, non me ne frega niente. Prendere e uscire dalla porta Carraia de Formello. Punto, a me proprio non mi interessa. Le dichiarazioni di Immobile, se non arrivano offerte, potrei rimanere a Roma, per me puoi pure andare, cioè a me non mi interessa. Hai fatto il capocannoniere, perfetto, grazie, ti abbiamo ringraziato, il futuro è un altro, tu sei il passato, quindi puoi pure andare via. Lo stesso discorso faccio per Luis Alberto, lo stesso discorso faccio per tutti i giocatori che non hanno rispetto per la maglia e per i tifosi, a me dell'altro non me ne frega niente, e sono molto cattivo su queste cose, e basta, perché io ho vissuto giocatori che rispettavano la maglia e l'hanno difesa, questi non me difendono, punto. Ragazzi, posso fare un veloce messaggio dell'ingegner Farcomeni, sapete che ci tengo a leggermi. Certo. E mi dice: è una fortuna che Mancini abbia fatto quello che ha fatto, così è dimostrato che la tifoseria romanista è la peggiore d'Europa. Non tutti i romanisti sono imbecilli, ma tutti gli imbecilli sono romanisti. Vediamo se qualcuno apre un'inchiesta disciplinare per condotta antisportiva da parte di un tesserato FIGC. C'è qualcosa in ballo? Tu, Carlo, sai qualcosa di più sulla condotta? L'inchiesta è stata aperta, mo vediamo cosa succede. Rischia quattro giornate. Dipende dal giudice sportivo. Niente. Okay. Uscirà domani, penso, quindi non è quello il problema. Il problema la Lazio deve, i giocatori della Lazio devono rispettare la maglia, e io mi auguro solo una cosa: che il presidente non si faccia, tra virgolette, ammorbidire dai contratti in essere. Grande Roberto. Spiego meglio: se lo dico, cioè, ho capito che sono i tuoi pupilli, quello che vuoi, ma io i contratti in essere per gente che non rispetta la maglia non me ne frega niente. Oggi non hanno rispettato la maglia. Esatto. Ragazzi, vi posso fare una domanda e poi vi saluto, perché ho degli impegni relativi al ripassare il delta del Po. No, vi volevo dire è a delta o estuario il Po? È delta. No, ragazzi, Tudor è stato criticato perché è stato detto: e Tudor non ha capito l'importanza di un derby, ha dichiarato più di una volta che il derby l'ha preparato con una qualsiasi altra partita, che il derby è una partita come le altre, che ci sono altre partite più importanti, mentre Sarri aveva capito l'importanza del derby, che riveste il derby per la tifoseria razziale in questa città. Volevo chiedere a Giuseppe e poi a Giro, visto che insomma lui è stato uno dei detrattori di Sarri, se è convinto di questa cosa, di questa accusa che è stata fatta a Tudor o meno. Guarda, Francesca, io non sarei mai voluto essere Tudor in questo momento, perché entrare ad allenare una Lazio che veniva da 3 anni, attenzione, non da una stagione, ma da 3 stagioni di Sarri, con il suo integralismo, con il suo 4-3-3, non ha mai neanche un secondo cambiato modulo, eccetera. Quindi una Lazio che in teoria sarebbe dovuta essere rodata e collaudata, ma poi in pratica nei risultati non lo è stata mai. Io non sarei mai voluto essere Giovanni. Imporre un modulo nuovo e ritrovarsi a giocare con Juventus, ancora Juventus,
derby con la Roma e ancora Juventus, francamente credo che nessuno, neanche nel peggiore incubo di qualsiasi nuovo allenatore si sarebbe potuta materializzare una cosa del genere. Quindi che cosa doveva fare Tudor? Doveva caricare ancora di più una partita che lui naturalmente non sentiva come sua, perché non viene da... cioè, ma capace che... scusami Giuseppe, ma questo è quello che ha detto i giornalisti. Magari li ha caricati male, perché abbiamo visto che sono entrati male, però magari l'ha fatto nello spogliatoio. Tre settimane questo povero Cristo ha dovuto incontrare due volte la Juventus, una volta la Roma, la prossima, a parte la Salernitana venerdì, e di nuovo la Juve, e si gioca il passaggio in Coppa Italia. Ora, chiedere l'impossibile, francamente non so. E io all'altro gli abbiamo dato 3 anni, a questo ho detto diamogli almeno questi ultimi 3 mesi. Le parole che diceva Cristian Panucci: il derby di Roma è diverso da tutte le altre partite, è il derby dello sfottò, i giocatori arrivano talmente carichi che poi quando sei in campo ti trasformi. Io non avrei mai fatto un gesto del genere per cultura mia personale. Vivo a Roma da 25 anni e non ho mai preso in giro i laziali, però è questo il derby di Roma, e come Boca River Plate, da altre parti non lo vedi, però questa è Roma. Allora, scusate, nel frattempo Udinese-Inter 1-1, ha pareggiato Çalhanoğlu al 55esimo. Io sono d'accordo. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Ragazzi, un saluto. Volevo salutare tutti coloro che ci stanno scrivendo messaggi. Iscrivetevi al canale. Saluto anche i romanisti che sono risbucati fuori dalla cantina dopo 2 anni. Vi sarete finiti tutto il vino. Buonanotte a tutti. Ciao, vi voglio bene. Ciao, buonanotte. Francesca, ciao, spettacolo stasera. Francesca, spettacolo. Ciao. Ciao Franci, ciao. Allora, ciao ragazzi, mercoledì, io ve lo dico, Francesca sarà la conduttrice di tutta la trasmissione. Sì, perché il direttore, via. Questo Mauracino. Il direttore, ecco, esatto. C'è la rivolta, la rivolta degli schiavi, che succede? Tutti Spartaco, ti vedete questi 5 qui? Tutti Spartaco, esatto. Ciao Andrea, buonanotte, ciao a tutti, ciao, ci voglio bene, ciao. Ciao Francesca. Carlo, anch'io sono d'accordo con Panucci. Ora, è chiaro che da laziale dà fastidio vedere una scena del genere, però io non lo so, dico una cosa controcorrente, lo so che molti laziali probabilmente mi criticheranno anche per questo, ma secondo me ci sta. Cioè, fa parte del derby, ragazzi. Non può andare sotto una bandiera così, in quel modo. Sì, sono d'accordo, d'accordissimo. Perché ha fatto una grande cavolata. No, è un provocatore in campo e fuori, lo sa fare benissimo. Okay. Ci sta, porca miseria, ci sta. Sì, ma poi adesso il derby, i prossimi derby, tu che fai? E non lo come so che faccio, come è quello, Carlo. Mi lasci da questo messaggio, per favore. Non lo sappiamo che facciamo questo. Noi, ma il bello del derby è quello. Se oggi viviamo nella società del buonismo, siamo tutti troppo buoni. Ogni tanto qualche cazzata come quella che ha fatto Mancini, da sale, da pepe, ci sta. La prossima volta io voglio vedere che fanno i laziali. Dai, forza, c'è dubbio. Mettiamola così. Poi, c'è una cosa, allora. Non ce la mettiamo, poi do la parola a Massimo. Cosa succedere al prossimo derby con Mancini. Avevo il microfono spento, io gridavo, ma... ce l'ho spento, non è la colpa nostra, giuro, che scemo. Ti sei romanizzato per un attimo. Allora, Mario Rigoni dice una cosa giusta, dubito che gli acquisti del gestore arrivino prima del ritiro. Allora, e qui diventa una questione di principio: se abbiamo preso Tudor per fargli fare 11 partite minimo, perché erano 2 di campionato e 2 di Supercoppa, di Coppa Italia più il resto, ne mancano 7, quindi 9 e 2, 11 minimo, perché c'era anche la possibilità di diventassero 12, e dato un altro anno di contratto, lo devi mettere nelle condizioni di lavorare meglio. Perché? Perché se lavora meglio, magari poi lo mandi via, non gli rinnovi, quello che ti farà a te.
caro Lodito, però lo devi mettere nelle condizioni di lavorare in maniera decente. Io non dico che gli devi prendere quello che aveva chiesto Sarri, che per tre giocatori ci volevano 100 milioni, perché 35 uno, 30 quell'altro, 30 quell'altro ancora, cioè, questo ci sta, non è nel budget della Lazio, tant'è che sono rimasti tutti, indossavano, non è che l'ha presa la Lazio, l'hanno presi gli altri, sono rimasti tutti lì, cominciato da quello del Napoli, quello del Sassuolo e quello del Torino, ci sta, questo è giusto e sacrosanto. Io su questo infatti non condividevo l'idea di Sarri su questa cosa, però che almeno arrivino l'80%, quanti ne prendi? 5? 4 me li devi far trovare, dipende chi va via, dipende chi va via. No, ma io dico 4-5 ce vogliono, ragazzi, per forza, ma è matematica. Poi ti servono 5 al posto di quelli che vanno via, più le riserve di quelli che via arrivano. Sì, però capisci che ci vuole questa cosa, cioè farli arrivare in ritiro. Io lo dico, io non voglio più vedere quello che è successo l'anno scorso, cioè Castellanos è arrivato l'ultimo giorno di ritiro. Il campionato inizia il 17 agosto. Quest'anno sì. O 18 e 19, adesso lo ricordo, sì. Arriva il 17 e 18 agosto, inizia. La settimana che è Ferragosto, la settimana di Ferragosto. L'abbiamo controllato insieme ieri, Carlo. Okay. Il calciomercato finisce il 31 agosto, quindi ci sono già due partite, perché si faranno tre partite e poi c'è subito la sosta per i nazionali. Ok? Non esiste che la Lazio le prime 3-2-3 partite le gioca senza un giocatore fondamentale. Lo abbiamo visto quest'anno, Due partite, zero punti, no. Che si presenta Oronzo Dicatore, che sia Oronzo, con 10 della primavera che non contano, perché tu devi provare schemi, a maggior ragione con un allenatore nuovo che è Tudor. Quindi non te puoi presentare con 10 della primavera che non sai benissimo che non faranno mai parte della prima squadra. Quindi è tutta un'altra Mettilo cosa. Mettilo quello che tanto abbiamo già salutato. Chi? A parte che ci metto una mano foto. Tiberio Angeloni. Ma non era Angelini quello che era a Roma? Angeloni. I geloni te devono venire, va avanti. Comunque sono d'accordo con te, Massimiliano, sul mercato, cioè se compri giocatori a zero, ok, è facile, vengono subito, ma gli altri, la maggior parte, devono arrivare in un tempo plausibile, perché se no, rendi tutto più difficile all'inizio del campionato, all'allenatore. E questo il presidente lo deve capire, deve fare dei sacrifici per questo, perché non può arrivare fino alla bisogna pure dire Massimo che l'Odita ha proposto 4-5 giocatori, ha ricevuto no, quindi ha dovuto andare a cambiare i giocatori, perché quello ha ricevuto, perché no l'ha ricevuto certo, ma quella lo sai che cos'è, però allora lo sai che cos'è, quella è malorganizzazione, è un'organizzazione fatta male, perché Sarri e lui non è che devono fare profili, devono stilare, Sarri deve stilare una lista dei giocatori. E Eugenio, siamo buoni noi oggi, finché non insultano li riteniamo i romanisti. La comunicazione deve essere più organizzata ed efficace, perché sennò questo accade. Non lo so, però io mi aspetto più celerità adesso in questo mercato, perché... Ma già da adesso devi chiedere a Tudor chi vuoi, che ti serve. Sì. Assolutamente che sì. Giocatori che ruoli da servono poi assolutamente sì. Ma io sono abbastanza d'accordo, secondo me grazie Frank, 5-6 giocatori sicuri, 5 giocatori, poi ripeto, per me dipende da se la Lazio entra in coppa o no. Però beh, chiaro, dipende anche molto da quello che sarà il nostro eventuale, se mai ce ne fosse uno, cammino europeo l'anno prossimo. È chiaro che molto dipende anche da quello, perché se tu non fai le coppe europee, naturalmente la rosa non hai bisogno, insomma, di così tanti ricambi. Fermate, quello che Sarri amava dire, cioè che la Lazio giocava troppo. L'anno prossimo rischiamo di giocare una volta a settimana, quindi con tutto il rispetto, noi della Roma, se giochiamo le finali di coppe europee viste in tutto il mondo, voi laziali niente, vi attaccate alla coppetta Italia, allora
ti ricordo che io mi sono portato via l'ultima coppa delle coppe, che era una coppa che per poter partecipare dovevi aver vinto, non arrivato in classifica tot, ok? Quindi dovevi aver vinto un trofeo, se no non potevi partecipare. Vinta quella, sono andato a giocare la finale di Supercoppa Europea a Monaco contro il Manchester United, che quell'anno aveva vinto, ma giusto ve lo dico così, campionato, FA Cup, Coppa di Lega, Champions League e Coppa Intercontinentale. 5 trofei aveva vinto, gli mancava quello per fare il grande slam, l'emblem. Purtroppo, vedi, Stam ha dato una gomitata in faccia a Simone Inzaghi, che è uscito tutto spaccato, è entrato Salas, lancio di Nedved per Mancini, colpo di testa, Salas 1-0, e mi sono portato la Supercoppa Europea, capito? Ci siamo portati la Supercoppa Europea. Quindi non mi parlare dei finali, te prego, perché i finali se giocano perse vinte, e non mi parlare, e lo sai anche tu, perché siccome so che sei una persona intelligente, infatti sei qua e sei anche una persona molto educata, io ti rispetto, ho il massimo rispetto per te, credimi, ho il massimo rispetto per te, adesso con tutta la buona volontà, ma mica mi dirai che la Conference League è una Coppa Europea, eh? Cioè vale quanto, te prego, sei ma troppo ragazzi, intelligente. Ragazzi, avete notato la foto che mette del leone, perché se vergogna a mettere no, Frank è uno che c'è sempre stato, io sono d'accordo, però no, voglio dire Frank, le voglio bene, sei romanista, metti io no Frank, ragazzi, scusami, guarda, ce l'ho la maglietta, sì, Frank, pure guarda, c'ho la maglietta qui con l'aria, grande Massimo, e tu mi metti il leone, sei romanista, ma tu devi mettere la lupa, allora ti vergogni, scusami, e namo. Dai, tu, cioè, si è mai vista, cioè, non parliamo di questa cosa, coppe e coppette, dai. Oh, aspetta, Tiberio, ci avete Lukaku che è gratis, porca puttana Eva, ancora Ronte, no, per favore, non entra qua, no? Perché poi te fa risponde male. Anche Dybala hanno preso a parametro zero. Tu, dai, avete preso... Adesso scusa, Tiberio, io ti dico solo una cosa, tu negli ultimi 2 anni, meno male che c'è Francesca, se no mi diceva, dice sempre quello, è la verità, tu negli ultimi 2 anni hai comprato due giocatori, puoi sapere chi so, l'anno scorso hai comprato Celik, quest'anno hai comprato Paredes, fermate, e adesso sono prestiti e parametri zero, c'è il signor Mourinho che te l'ha detto chiaro e tondo, non possiamo comprare, ci cioè, sarà un motivo che se fa le foto col giocatore invisibile col braccio così, te lo ricordi o no? Cioè, io a Frank Imperium gli voglio bene perché la persona educata la rispetto il massimo, ma te te posso rispondere, no? Cioè, e quindi gli dico quello che penso, ma poi è bello anche il confronto tra laziali e romanisti con certo cervello, perché sono aggiungo pure questo. Ma qual è il problema? Io li compro i calciatori, cioè, si comprano i calciatori, c'è qualche squadra che non può comprare, lo sai o no? Che ci sono squadre che non possono comprare più di tanto, ma vedi la tua. Ma questo anno potete comprare per la cronaca, dai, sei sì, serio, cioè, facciamo i discorsi. Allora, finché se c'è lo spottò, ci vediamo in giro a Lazio, a Roma, come ha fatto Frank, è divertente, è normale, è giusto, ci sta. Ma te non puoi scrivere, caro Tiberio, scrivi se baggianate, e ringrazio a Dio che sono stato educato, perché tu lo sai che non dal retta al Corriere dello Sport la Roma compra quello, la Roma non compra, la Roma ha comprato 2 calciatori, comprare vuol dire dare soldi e ricevere in cambio una merce, un bene o un servizio, ok? La Roma lo ha fatto 2 volte in 2 anni, una con Celik e una con Paredes, il resto prestiti e parametri zero. Te lo devo dire io o lo vai a controllare da solo? Te fidi? Ecco, fidati. Dai. Che diamine. Su. Ragazzi, non mi attaccate Frank Imperio, ma perché comunque è una brava persona. 2 anni gratuiti e poi obbligo di riscatto. A 21 milioni. Qual è il problema? Qual è il problema? Qual è il problema? C'è qualcuno che... Io ti ricordo, caro Imperio, ti ricordo quello che ha detto il direttore sportivo del Sassuolo, Abbiamo preso dei calciatori della Roma strapagati per fare un favore alla società amica, e allora lì non dici niente.
quando la Juve ha preso Locatelli nazionale titolare, perché in quel momento era titolare della nazionale, 2 anni di prestito gratuito e pagamento terzo, quarto e quinto anno, com'è che ne hai detto niente? La stessa cosa che Chiesa, Cazzella, contratto 5 anni spalmato in 4 anni pagato solo un anno, deve ancora 10 milioni. Qual è il problema? Li caccia, se non li caccia, se sono le cause, te devi creare problemi. Ma no, più che altro sottolinea pure che Lotito paga addirittura in anticipo gli stipendi. Bravo. Lotito è l'unico che ha pagato gli stipendi in anticipo, tant'è che quello che vi sta a proteggere con più di tutti, adesso fate i figli, perché per la prima volta l'ha detto ai rotti delle scatole, perché avete esagerato, caro Gravina, che te lo sei scordato chi è Gravina, che ho fatto per voi fino adesso. E ricordati, allora, ricordiamo... che nella UEFA ci sono 4 squadre che hanno dovuto fare l'accordo, e di sicuro non c'è la Lazio, ma di sicuro che state voi. Pace un attimo, allora, per tutti gli amici ricordiamo l'iscrizione al canale, che è gratuita, di attivare la campanella per seguire sempre le nostre trasmissioni che parlano di Lazio. T'ho risposto. Ci includiamo anche altre squadre, tranquillamente, perché siamo soprattutto obiettivi oltre che tifosi. Io volevo riprendere, giusto per spezzare un attimo questo discorso, insomma... Vai, andiamo avanti. Il messaggio di Mizio, che è un messaggio ben augurante, di fiducia per il futuro. Insomma, zero assoluto ancora non si può dire. Io sono convinto che ribaltiamo il risultato con la Juve. Tutti a Formello a caricare sti ragazzi. Voglio vedere una serata tipo Bayern, credo che sia. Sì. Io voglio vedere la serata tipo Bayern, perché col Bayern siamo usciti. Prima siamo entrati col terrore. Perché alle 20:45 eravamo tutti col terrore, alle 20:46 abbiamo fatto: oh, ma che è davvero? Ma è questa la Lazio? E siamo usciti, finita la partita, siamo usciti con rammarico, che ha detto: porca miseria, un altro 2 gli potevamo fare. Voi ricordate o no? Speriamo di no, solo per quello, di non uscire tipo Bayern. Ripartiamo sempre il solito discorso: al ritorno col Bayern, se ti ricordi, purtroppo Ciro si è mangiato il gol dell'1-0, del vantaggio davanti al portiere. Se scordiamo, poraccio, mo non è che volevo sempre criticare Immobile, però bisogna dire pure i fatti come so, sai che c'è, mo non voglio parlare del romanista, perché poi alla fine stiamo a parlare della Lazio. Intende dire, dice: guarda che Lotito sta pagando Castellanos come se fosse una nuova campagna acquisti. Ma non è vero, Castellanos non è vero, nel senso che lui dice: sto giocatore lo state pagando tanto e magari vi sta dando poco, per carità. Pagherà 50 milioni. Sai quanto ha incassato la Lazio solo da Milinkovic? 40 te bastano? Anzi, 30, ti dico la verità, sono manco 40, sono 38 e rotti. Te ne dico un'altra: la Lazio ha fatto la Champions. Sai quanto ha incassato la Lazio? Non è che ha fatto Europa League quest'anno, quindi la Lazio ha incassato. Chi fa la Champions guadagna almeno 3 volte quello che guadagnano quell'altro. Informati almeno, no? Informati, io non dico l'altro, informati. La Lazio nel suo girone, ha perso una sola partita, anzi due, io ho le partite. Su 6, quelli sono sordi, Sì. Sono sordi. Perché hai vinto... Carlo, 650 o 700? No, 1 milione e qualcosa. Sono 600, sono mi pare 6-700 il pareggio, 2-8 la vittoria. Addirittura. Sì. Senza portare la sconfitta 2-300, mi pare, non mi ricordo bene. Sì, capito? Dai, su. Ragazzi, volevo chiedervi di Amada e Castellanos, sono stati comprati cash? Contanti oppure no? No, Castellano si è comprato. Camada deve rinnovare lui, è un contratto triennale, ma le opzioni ce l'ha in mano lui. Ma io sono abbastanza fiducioso che Camada rimane alla Lazio. E Castellano, se per esempio... D'accordo, Dario. Io se non sono d'accordo su questo. Castellano lo paghi, Camada no, l'hai preso a parametro zero. Camada l'ha presa a zero. Vende Castellano che l'ha comprato adesso. No, Castellano. Volendolo poi rivende, è sotto contratto con te. Vabbè, ma ci perdi però. No, non ci perdi, qualcosa ci fai, cioè, non è che ci perdi tantissimo.
nel senso, Felipe Anderson, se la Juventus ti dava 100.000 euro invece che a parametro zero, erano 100.000 euro che tu mettevi a bilancio come più 100.000, la Juventus, perché già stato ammortizzato da un pezzo. Ma io azzardo, cioè più o meno posso dire, la Juventus potrebbe farti uno sconto su Rovella e Pellegrini, più o meno, sui cartellini, grazie, di Rovella, grazie, e Pellegrini, e magari darti quello del Frosinone, come si chiama? Sulè. Vorrei che fosse l'altra Sulè quello, però. No, poi la Lazio dovrebbe prendere quello dell'attaccante della Salernitana, Dia, credo, che già ci ha provato a gennaio. Sì. No, poi quello che parlano loro è quando dicono: oh, ma i Fredkin hanno messo i soldi. No, i Fredkin hanno messo i soldi per pagare gli interessi. Lazio farà una squadra giovane, dipende dall'entrata nelle coppe, punto. Se entra in Europa League fa un determinato tipo di discorso, se non entra nelle coppe ne fa un altro, ragazzi, io i nomi più o meno li so, quelli che potrebbero andare via, ma ci potrebbero essere anche nomi eccellenti che vanno via, oltre a Felipe Anderson, Immobile e Luis Alberto. Sì, ma mi sta dicendo dopo Dario, se metti il messaggio dopo, il problema della Lazio è questo, guarda, sono gli ultimi due messaggi, i messaggi seguenti. Leo, ci sei? Faccio io? No, ci sono, scusa. Basic e Kamenovic che ti ritornano. Entrano e poi vanno ripiazzati. Quelli dopo, invece, il messaggio seguente, Casale e Pellegrini, no. Quelli, ragazzi. Casale rimane, la difesa rimane tutta. Cioè, sì, parlo di centrali. Casale, io ne vorrei un altro. Casale, Romagnoli, Gila e Patrick. Arriverà un giovane che fa il quarto. Il quinto. Ecco, poi cambierà. Per esempio, questo messaggio è interessante. Che ne pensate di Cancellieri? Che campionato ha fatto, secondo me? Non ho seguito niente. Rientra dal prestito e va ripiazzato. Poi bisogna non, è da Lazio, non è da Lazio. Va ripiazzato, poi dipende da Tudor. Ricordiamoci che Cancellieri ha giocato con Tudor a Verona. A me non mi piace Cancellieri, lo dico subito. Cioè, vogliamo fare il salto di qualità? Qui servono giocatori forti. Massimo, se tu non vai in Europa, farai una squadra giovane. Tu c'hai dei contratti che devi smaltire, la cosa principale. 4 sì, milioni allora prendi senza giocatori come Rovella. No, Cancellieri non è come Rovella. Non 4 milioni senza Europa, tu non puoi permetterti al massimo uno. Bravo Eugenio. Non basta, 5-6 sono pure troppe, ma ne basterebbero due, ma fatte bene. Guarda, io ho i dubbi, senza Europa, non faccio nomi, senza Europa io ho paura pure che cedano un portiere. Mandas. Può essere, va abbastanza un tengaggio. Quell'altro. Può essere. Che ha rinnovato il contratto. No, Provedere. Quello sarebbe, guarda, cambio squadra io. Mandas, è carino. Allora, scusami Leo. Mandas lo stanno testando in queste partite. Trasmissione ottima, eccellente e mai banale. Grazie, un applauso alla redazione tutta. Grande Enrico, Giuseppe e Leo, sempre più preparati. Complimenti Carlo, sempre più preparato e mai banale. Grandissimo, vabbè, questa è. E ultima, ma non per ultima, la meglio, unica direttrice agguerritissima, ce l'abbiamo solo noi. Guarda, sulla agguerritissima te ci puoi giocare a casa. Grazie per la compagnia che ci fate. Quello sì. Agguerritissima. L'ho vinta a casa con Francesco. Sì, ecco. Oh, ha preso casa grande, c'ha tre ragazzini quello, per cui Leo. Quindi casa grande. Esatto. Non d'accordo che è un genio. Con Eugenio che dice Cancellieri magari è pure volenteroso, ma non è Lazio, non è da Lazio. Ragazzi, io ripeto, la paura mia, voglio vedere la Lazio, ci sarà una Lazio con l'Europa e una Lazio senza Europa, voglio vedere sì, chiaro, ma questo
è per forza, per forza. Però aspetta, Carlo, se è senza Europa la Lazio, devi fare una squadra forza che va nella, che ambisce sì. all'Europa o alla Champions. Sì, ma allora Max, Massimo, io ti dico questo. Oggi se tu gli dici vieni alla Lazio e giochi la Champions League, te vengono. Esatto. Okay? Certo. Te vengono. Certo. Se ti dicono Massimo, domani mi vieni a giocare all'Europa League? Sì, sì. Viene. Se uno dici a un giocatore gli dici che ha giocato la Champions League. C'è uno scudetto? No, no, se, allora tu dici a un giocatore vieni alla Lazio senza Europa, che era abituato magari a stare in Champions e quindi calcare dei palcoscenici del genere, e loro o gli dai soldi certo, pesanti certo, oppure certo. ti dicono di no. Purtroppo certo. è così, purtroppo è così. Sì, cioè, eh quello sì. è il discorso. Sì, là. Sì. Ma gli devi pagare, Claudio. I contratti si possono rescindere, ma tu che fai? Rescindi un contratto che scade nel 2027? Parlo di Luis Alberto. Gli ha dato 8 milioni su. Quanto gli vuoi dare? Cioè, Luis Alberto, raga, io purtroppo lo sto dicendo, Luis Alberto guadagna 4 milioni, ha un contratto fino al 2027 con opzione 2028. Secondo voi, no, facciamo un giochetto. Secondo voi quanto chiede l'Udito per cederlo? Almeno 30? Io dico 20-25 per essere buoni. Ah, sì. Bene. Sì. Ma li vuole? Cioè l'Udito non è uno che dice 25 e poi scende a 5, è uno che dice 25 e 25 vuole. Certo, sì, sì. Certo. Giusto, è giusto così. Cioè la stessa cosa Immobile. Quanto mi dà Immobile che scade nel 2027? 10, 12, perché c'ha 34 anni, certo. 10, 12, ma li vuole? Quelli, sì, solo sì. c'ha 34, no, non sta facendo bene, per cui è svalutato pure. Poi, se no rimanevano... Luis Alberto, che lui vuole andare in Spagna non c'hanno soldi. No, stanno peggio da noi. Cioè, lui vuole andare o a Siviglia o al Cadige, una sta per retrocede. E quell'altra sta in mezzo a una strada e lui, secondo te, gli danno 20 milioni all'Udito? Io mi auguro solo che arrivano gli arabi, che arrivano gli arabi, perché se non arrivano gli arabi è un problema. Ma il fatto sembra che siano finiti i soldi pure lì, Concordo, Gaetano. No, ma i soldi là, lo sai qual è, Leo? No. I giocatori dopo un anno di Arabia Saudita tornano in Europa. Vero. I soldi non sono finiti, è che c'è, secondo me... No, finiti nel senso che pure gli arabi dicono, ma perché gli stiamo a regalare questi? No, no, ma non è questione... Cioè, tu vivresti in Arabia Saudita, faccio un esempio, esempio. Tu vivresti in Arabia Saudita con tua moglie che gira col burka, che non può girare la spesa con ragazzino per mano, che lo devi portare a scuola a 12 anni col burka, tu lo faresti? Vabbè, no, ma fosse solo quello, ma anche se fosse single... Non è che c'hai i locali dove vai a divertirti e le donne ti cascano addosso, Questo dice che andava nei locali a Roma, viveva nelle discoteche, lo invitavano, là non lo puoi fare. No. Però ci sono i quartieri occidentali, dove sì, per carità, Roma. Però non vivono in una comfort zone, vanno dentro una piazza, una zona dove possono fare le loro cose. Ma esatto. Cioè, tu che gli fai? Non è che giri col burka, se no, devono coprire i capelli. A 12 anni la bambina va a scuola col burka. No, ci sono scuole inglesi e cose, quelle sono state. Sì, per carità, però la moglie, cioè tu, io perché io l'ho detto. La moglie, certo, si mette la minigonna. Ecco, siamo chiari. Si metterà il velo in testa come fanno i siciliani. Fanno ancora uscito, quant'è, 3 mesi fa? No, io ho capito che puoi dire la differenza. No, 3 mesi fa è uscito Cristiano Ronaldo 3 mesi fa ha detto io sono credente, ha rischiato 100 frustate. Cioè, ma sì, pure un'altra cosa va fatta appena entrato. Sì. Tranquillo, non te devi preoccupare. Abbiamo avuto alcuni un romanista che se ne era buona scrive, figurati. Te che sei della Lazio, anche se scrivi
Cristiano Ronaldo c'aveva la medaglietta col crocifisso, ha rischiato 100 frustate, cioè andava in giro appena arrivato, ma lì le rischi, ma lì te le danno, eh. Vabbè, lì te le danno. Valentino, è tornato Valentino. A chi conta non gliele danno. Sì, però... certo, tutto il mondo è paese, la legge per gli amici si applica, la legge per gli amici si interpreta, per i nemici si applica. Cioè, io allora l'unica nota buona odierna è il rinnovo quadriennale di Sanà Fernandez, mi piacerebbe vederlo in campo, un abbraccio alla direttrice, la luce di questo canale, oppure dalla Sardegna se ne sono accorti. Sanà Fernandez è troppo basso, se n'è andata, ma ci fate i complimenti a noi, t'hanno fatti prima, dai Boro, ci hai provato, t'hanno fatti. Sanà Fernandez è fortissimo, ma deve crescere a livello fisico. Tu guardatevi le partite della primavera e Sanà Fernandez lo mandano in curva. Ciao Andrea, ben arrivato. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Allora, andiamo avanti. Perché ci fanno solo polemiche? Quale polemiche? Quale polemiche? Stiamo a parlare, analizzando, stiamo facendo un'analisi tra chi deve rimanere, secondo noi, chi deve andare via, chi sono i probabili, chi sono quelli certi. Quale sarà la Lazio con le coppe e senza le coppe? Logico, che ha detto bene Carlo, se tu entravi in Champions avevi la possibilità di andare dal calciatore e dire: oh, puoi giocare a Champions con la Lazio. C'avevi molte più possibilità che se ti dicesse, che se vai lì e gli dici: oh, vuoi giocare la Coppa, l'Europa League con la Lazio? Già si abbassano, no? Pensa invece se vai lì e gli dici: oh, vuoi giocare al campionato con la Lazio? C'è mai coppe? Quest'anno non le facciamo. No, metti questo qua, che io questo lo conosco, questo signore qua lo metti tu. Sì, io obbedisco agli ordini, director. Ciao, ma Gino, guarda un po' chi è questo. Questo è l'altro che lui basta che va in giro, clic clic, la sto scherzando. No, i giocatori si sono sfiduciati, apposta. Aspettiamo quando vuoi Enrico, lo sai. Allora, considerato che l'allenatore è stato cambiato forse proprio con i giocatori che hanno fermato, che hanno remato contro, sì. Ma sabato qual era la motivazione per cui almeno la metà dei titolari passeggiava in campo? Sono stato a chiedere, ecco perché poi ci dicono che siamo polemici. Hanno perso la fiducia e Tudor dovrà lavorare tanto per se riuscirà, non so. Sicuramente nel caso di Immobile, per esempio, a partire da quell'errore che ha fatto nel primo tempo, in un altro campionato, un altro Immobile, quello era gol sicuro. E molti calciatori, alla fine c'è da dire pure che hanno perso un po' di lucidità. Non stiamo capendo il perché. E finché c'era Sarri, alcuni di noi, me compreso, davano la colpa a lui. In ogni squadra del mondo il primo a pagare è sempre l'allenatore. Adesso Sarri non c'è più, però alcuni problemi atavici di alcuni calciatori stanno rimanendo. Segno che probabilmente, ma io non ho nessun problema a dirlo, ma non l'ho mai pensato oltretutto, ecco perché lo dico, non era solo colpa di Sarri, lo abbiamo sempre detto, era un insieme di fattori che hanno fatto venire fuori questa stagione così balorda. Sarri probabilmente era un problema, il suo modulo, il suo integralismo era uno dei problemi, ma nessuno nega che calciatori che dovrebbero buttarla dentro come Immobile non lo fanno, il suo sostituto Castellanos non sembra all'altezza della situazione, Isaksen sembrava che avesse imbroccato la strada giusta, ma anche lui si sta dimostrando un po' fragilino. E alcuni calciatori io non li vedo da mesi, Rovella è infortunato. Rovella dovrebbe giocare a Salerno con la Salernitana. Speriamo di recuperarlo, perché era uno di quelli che prometteva meglio, poi si è perso per colpa degli infortuni. E Marusic è sempre un oggetto del mistero, Kamada non si sa bene che diavolo voglia fare da grande. Il problema della Lazio non è solo un problema. L'abbiamo sempre detto, magari fosse stato solo Sarri. Sostituito quello avremmo risolto tutti i problemi, ma evidentemente non era solo quello, non è solo quello. Vediamo che succede. Vediamo. Sai che dice bene qua Andrea Brunetti, scusa Giuseppe. Vai. Io lo interpreto che i giocatori dovrebbero avere gli attributi
io la interpreto così. Sì. Metti anche quello dopo, sì. Vero, vero. Ora che vedo quel messaggio è abbastanza inequivocabile. Tante volte questa stagione, sabato, è stata anche peggio, sì, Dario ha ragione. Perché senti questo, Enrico? No, sì, poi lo senti anche Xavon dietro, tranquillo, se ti vuole bene, grazie, grazie a te, vai, vai, vai. L'avevo fatta vedere comunque. Vai, vai, sì, non l'avevo vista io. Considerazione, Sarri non c'è più, forse è spinto ad andare via dai giocatori stessi che non credevano nel suo gioco, ma al derby come mai metà dei titolari passeggiavano? Forse non sono campioni? Ecco, questo forse sì. Questo no, sì. Non sono uomini, non campioni, non sono uomini. Non sono uomini che l'uomo vero forte tipo Giorgione, quello avrebbe trasformato da solo una rosa di giocatori. E proprio non sono uomini, c'è niente da fare. No, campioni non c'entra niente. Guarda, bastava con Seisao, che non è che stiamo a parlare di un fenomeno, avrebbe attaccati al muro. Sì, ma Tudor lo farà. Stavo a parlare di uno più basso. Ecco. Se non avrà risposte dai giocatori, io spero che Tudor li attacchi al muro, perché è veramente un insulto alla maglia e ai tifosi a scendere in campo così. Cioè, fai una prestazione, fai un passo avanti e poi ne fai 4-5 indietro. Ma che è? Oh? Stiamo a scherzare. No, d'accordo. È vero. Allora, per rispondere a Milena, sì. Sì. Purtroppo sì. Però si è persa però come al solito non ha partecipato al primo da capitale, Lazio Virtus 3-0, tripletta Santi Ancherani, sì, è vero, non c'era. Sì, Massimo, sì, infatti Iader c'ha ragione, Iader, ma noi siamo fatti così. Ciao Iader, come stai? Manco fosse l'anno prossimo che c'è. La cosa brutta è che noi, la Lazio, ha sempre anticipato i tempi. In qualsiasi della storia, la Lazio ha sempre anticipato i tempi. È stata la prima squadra di Roma, la prima squadra ad entrare in borsa, è stata la prima squadra a diventare ente morale. Ecco, quest'anno è stata la prima squadra a fare praticamente l'anno santo e risuscitare i morti. Ci abbiamo andati con anno d'anticipo rispetto al prossimo. Ecco, mi fate fare la formazione, siccome non ci sarò. Luciano, ciao! Ciao Luciano. Volevo fare la formazione per sabato. Quando giochiamo? Venerdì. Sì, un attimo, leggiamo il messaggio e ti do subito il... Perché Luciano, se mi rimetti il messaggio, lo leggiamo e poi ti do subito la parola. Sì. Cara Francesca, che non c'è più. Nel senso, non c'è più, nel senso che è uscita. Non c'è più, nel senso che è uscita dalla trasmissione. La rivedete mercoledì. Che ammazza quella. Detta così è vero. Era brutta, sì, era brutta. No, aspetta. Francesca, scusa, non è. Non gli dite cose strane, perché io me la devo cibare due domani sera. Francesca è uscita dalla trasmissione per riapparire magicamente domani sera in canale 85 il digitale terrestre dalle ore 21 e mercoledì sera dalle ore 21 in la insieme. Cara Francesca, non merita neanche la risposta a questa gente sofferente da anni. Lo scorso anno erano sotto le viscere della terra, signori, andrei di corsa a rinnovare i contratti a chi dà tutto, tre nomi soprattutto, Isaacs, Lazzari, Rovella, gli altri farei decidere al mister Tudor. Un abbraccio. Beh, anche Guendon sì, io ci metterei, e anche Ghila ci metterei. Voglia Patrick, provvedere. E dai, secondo me, ecco, vai. Allora, no, volevo fare una formazione per sabato. Non so se provvedere riuscirà. Venerdì, scusate. Sì, noi non andremo in onda venerdì con la nostra trasmissione. Chiamami Aquila, ma faremo direttamente il post partita. Ecco. Allora io direi, se Provedel sta bene, Provedel. No, guarda, Massimo, ti dico, Provedel rientra probabilmente con la... vogliono credere di riaverlo con la Juve in semifinale Coppa Italia. Ok, allora Mandas, Marusic,
scusa, Mandas, Patrick, Romagnoli, Ghila, Marusic, Guendonzi, Rovella, Kamada, Castellanos davanti, Luis Alberto e Zaccagni non c'è, giusto? No, no. Ecco. E Isaacsen? E allora io metterei Pedro vicino a Luis Alberto, come all'inizio almeno. E Isaacsen è partita in corso? Sì, è Immobile gli ultimi 20-30 minuti. Ok. Guarda, vi dico, Massimo mi ha dato Claudio, un assist. Può essere, domani... ma lui se lo ha detto vuol dire che lo sa, e quindi speriamo faccia un'epurazione di questi personaggi scomodi. Scusami Carlo, vai. No, domani vanno, ci saranno dei controlli sia per Romagnoli che per Immobile. Uno si parla di una botta al ginocchio per Immobile, e speriamo che l'altro sia solo un risentimento e non sia altro. Beh, allora ci metti Casale. Romagnoli ha accusato un risentimento al polpaccio. Ah, ecco, ok. Bisogna evitare che sia una lesione muscolare. Speriamo. Antonia da Amatrice. Buonasera a tutti gli amici laziali. Gioca Casale, Patrick e Ghila. Ah, bella questa. Tutti torti. Bella questa. Antonia, e purtroppo io sì, ce l'ho una memoria, e tra questi lo dico chiaro e tondo, tiro fuori sicuro Vincenzo l'amico, quindi questo lo tiro fuori, che Vincenzo è stato veramente uno che Palazzo ha il record mondiale di contratti firmati in bianco, eh. Però ricordate che la Lazio è retrocessa con Giordano, Manfredonia, Battista e Laudrup. E D'Amico. Vabbè, lì. Ma questi sono di, capito, più menefreghisti. Ecco. Ok. Francesca manda i saluti a Luciano e lo ringrazia. Perfetto, benissimo. Allora, Luciano ti saluta Francesca. Scusa, Francesca manda un messaggio a Luciano. Perché ma gli ho fatto vedere i messaggi. Io ho detto che c'era più. C'era la trasmissione aperta. Scusami Francesco, ho fatto una. Francesco, cioè, ho detto una cosa. Aspetta, ho detto una cosa, è uscita un'altra. Nel senso, lo dico agli elettori, cioè, porta bene su tutti i cosi. No, hai fatto benissimo. Lo dicevo a Francesca, lo dico perché tanto sta seguendo, lo so. Cioè, quando ho detto Francesca non c'è sta più, ma non era inteso come non c'è sta più, ce la siamo giocata, no, nel senso proprio era uscita per motivi di famiglia, volevo fare una, sono stato troppo sintetico, ecco, chiedo scusa a Francesca, questo di cuore lo dico pubblicamente. No, vecchia Ducca. Vai. Notte, no, soprattutto ma chi è che ammazza, se il diavolo avete scappa. Ma no, perché è brutta, perché no, no, è perché chi è? È tosta, diavolo, è tosta. Rosso, giallo, gli satrizzano i capelli. Dovremmo mandare 11 Francesche a giocare. Rosso, capirai, Francesca c'è un magna al diavolo, perché quello è rosso di fuoco, giallo del zolfo, come vede, gli da mozzi con testa, gli stacca mezzo di corno, via qua, vero? Qua. Allora, i Levanno Vittitta, questa non l'ho capita. Via tutti, da. Ah, sì, ok. Ok. Ah, sì, sono d'accordo. Non mi piaceva. Come pianista è persico, quello so, quindi giusto. Milena, che ne pensi dei giocatori che vanno via? Ce lo dirà. Gli stessi Riommers che c'è, ci andrà me. Quello dopo, e poi andiamo in chiusura, ragazzi. Stasera chiudiamo prima. Ci dicono a noi, stateci, sono gli stessi, se avessimo fatto loro, quest'ora ci mettevano alla croce, sì, tranquillo, ma lo sappiamo chi sono. Quella gente, stateci, scusami,
lo state, ci va bene anche per quando insultate la memoria dei Paparelli? No, ve lo chiedo così, quando le dicono stateci, è goliardia? Io poi ci sono dei personaggi che ho proprio qua, guarda, credo. Uno di questi è Antinelli, che vedo, mi ha fascio proprio. Scusa Antonio, non sono d'accordo su questo. Rispondi tu, Giuseppe. No, ma quando io dico che ci può stare, mi riferisco comunque a cose che durante il derby succedono, che non accadrebbero mai in nessun'altra partita, ma accadono proprio perché è il derby. Ed è proprio questo che rende i derby delle partite speciali, così attese, così sentite, così... Proprio sono anche queste, queste goliardate, diciamo, ecco... cerchiamo di capire anche il momento. Non è giustificabile il comportamento di Mancini, che per di più è anche un tesserato, e infatti la federazione sta per prendere provvedimenti, mi auguro che lo facciano, sia chiaro, però ragazzi, purtroppo fa parte del gioco, cioè io non mi scandalizzerei troppo per questo tipo di atteggiamenti. Vorrà dire che la prossima volta ne faremo una noi, magari, chi lo sa, saremo uno pari. Dai. Ragazzi, parliamo un po' di essere coerenti. Mettiamo caso che il gesto che ha fatto Simeone l'avesse fatto De Rossi o Totti, noi che avremmo pensato? Simeone? Sì, il gesto che ha fatto Simeone al tifo della Roma verso i romanisti. Lo ha fatto De Rossi, eh? Lo ha fatto. No, lo ma Simeone l'ha fatto. Simeone l'ha fatto prima, giusto? No. Il primo a farlo fu nel derby, fu De Rossi prima, perché era il derby in cui Orsato diede il rigore su Strootman. Esatto. Ma che gesto stai parlando, Massimiliano? Quello degli attributi. No, quello che se prende gli attributi. Sì. L'ha fatto De Rossi. Ma De Rossi giocava quando c'era Simeone? No, l'ha fatto prima al derby. Lui segnò il calcio di rigore inesistente su Strootman, ma poi a Roma perse 3-1 col gol. Non ti capisco, Massimiliano. Simeone te la faccio vedere. Simeone l'ha fatto anni prima. No, l'ha fatto prima De Rossi. Ma di che anno stai parlando? Ma Simeone quando giocava con la Lazio, dici? Sì. No? Ah, Simeone della Lazio, quello a Bologna. Sì. E quale Simeone? Bologna. Pensiamo sempre lui lo fece da allenatore ai tifosi della Juve. No. Scusami, ma avevo frainteso io. Con la Lazio. Sì, lo fece a Bologna. Lo fece. Che io personalmente amo, ma se vogliamo essere coerenti, è molto volgare, giusto? Sì, allora sì, io dico sì. A questo, se l'avesse fatto prima De Rossi, Totti a noi, non ci sarebbe piaciuto come ha fatto Mancini quello che ha fatto, capito? Cioè bisogna essere coerenti. Sì, però un conto, allora, non l'ha fatto Simeone, non l'ha fatto ai tifosi della Roma e non l'ha fatto neanche ai tifosi del no, non l'ha fatto neanche ai tifosi del Bologna. Quella era ci vogliono le palle, perché lì poi ci fu la quasi conferma che la Lazio si stava a giocare lo scudetto. E la Lazio stava una partita dura, quella è stata. Bisogna mettere le cose. I laziali al derby, a parte il dito di Chinaglia e tutto quello che avevano detto, e Di Canio, non mi pare che hanno mai fatto queste sceneggiate ridicole e comiche. Anche perché io gli vorrei ricordare che hanno vinto il derby e non hanno, per festeggiare, non hanno, ed è dimostrato, usato nulla della Roma, hanno solo quindi quello che mi fa ridere, che quando parlano dei complessati a cominciare da quel fenomeno di Zampa, io direi complessati una sciarpetta, considera,
Una sciarpetta, dico tanto, una sciarpetta fa così, una sciarpetta. Max, no? Ma ve le ricordate le uscite di Mourinho che ogni due per tre, scusate, quando si trovava in difficoltà, metteva in mezzo sempre noi? Certo, ma perché? Sì. Perché è un popolo bue quello loro. Ma non è bello, secondo me è bene che Mancini ha fatto quella, perché così loro si riconoscono in quelle cose, non credete? Sì, aspetta un attimo, voglio dire due parole a Angelo, a Tiberio Angeloni. È una questione di stile, è una questione di stile, assolutamente. Allora, ai debiti da saltare sui 40-50 milioni, l'ho scritto, a parte l'ho scritto così, te prego, mamma mia, a voi è morta la maestra in prima elementare, porca miseria, il primo giorno di scuola. Sorvola. Sorvola, vabbè, d'altra parte, centrate, queste, perché io ho letto pure queste in quelle, insomma, dabbè, dai, 40-50 e come fate a comprare? Faremo come ha fatto a Roma, che è piena dei debiti, non può comprare, parametri e prestiti zero, e tra l'altro la Lazio calciatori da vendere ne ha. Voi chi ve vendete? No, dimmi, chi ve vendete? Chi ve potete, dove potete fare? Dove potete far cassa? Fammi sapere. No, perché siccome sei tanto bravo a parlare degli altri, dei debiti, io direi, quantomeno quando parli dei debiti, ecco, mi farebbe Manfredi, col dito un po' piegato. Dai, no. Sì, buono. Parli dei debiti, te, da Roma parli dei debiti. Ma stai scherzando che c'hai un debito con la UEFA, che se non rientri nei parametri non ti fanno comprare nessuno per i prossimi 35 anni. Ma stai scherzando? Ma che vuoi mettere i debiti da Lazio con quelli da Roma? Ma tu fossi fuori di testa per davvero? No, dimmi la verità, perché poi comincio a dubitare. Ma io non sto parlando di romanisti e laziali in questo momento, sto parlando di uno che dice una cosa del genere. Non mi interessa che sei da Roma, pure se eri laziale, che mi fai questo paragone di qua, ma se proprio non ci stai con la capoccia e continui, cioè continui, parli dei debiti tu, che c'hai una società che c'ha più buffi che capelli di giocatori in testa. Ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Cioè, tu parli, tu vai dall'altro e parli dei buffi. Ma stai scherzando? Ma di che parli? Di che parli? Di cosa parli? Che per riempire lo stadio dove metti i biglietti a 5 euro, poi siccome non andava bene alla UEFA, tu dimentica ai buffi che c'hai, vi siete lamentati perché vanno messi a 45. Ma di che stai a parlare? E non riuscite a riempirlo, che a derby d'andata, Lazio Roma, la curva sud, non era piena. C'è provà, non c'è provà, perché te fai male, perché basta leggere i bilanci. Siccome la Roma, e ti ricordo che per non avere controlli, perché sono molto più grossi, molto più restrittivi quelli della Consob, avete dovuto fare il delisting, hai capito? Per cui non mi veni a parlare dei debiti tra Lazio e Roma, perché te li smonto tutti, capito? Fai bravo, fai bravo, cerca di usare il cervello se ce l'hai, e poi perché il cervello è un organo fondamentale, tutti dovrebbero averne uno, ma qualcuno quando l'hanno distribuito stava al bagno. Ma i freddi poi stanno cercando di venderlo. Fate, cioè, la Roma si è stata in mano dai Pallotta ai freddi, a gente che... I Pallotta sono arrivati solo per lo stadio, ancora c'è stata la... Sette ne hanno messi dentro. Esatto, ma pure i freddi stanno a cercare di vendere. Cioè nessuno gli frega niente. Hanno chiamato un advisor, stanno a cercare di vendere perché lo sanno come finisce. Stanno a cercare un advisor. Oh, ragazzi, è pubblica sta cosa. Esatto. Sì. Ma che vi pensate che vengono qui a salvare Roma? La bella faccia vostra. Hanno preparato a Tor di Valle Pietre. No, Frank non lo banno, ti spiego perché, Iadele. Perché è romanista, sì, c'è sta tutto, però è una persona educata e rispettosa. E quindi quando c'è un confronto risponde sempre in maniera educata e rispettosa. E quest'altro che mi fa ridere, io lo tengo perché però rispettoso pure lui, sì rispettoso, però ne avesse detta una giusta almeno. Ragazzi, che ne pensate se Immobile va all'Inter? Il vostro... No, io ripeto, io va a portare il secchio dell'acqua, va a far panchina all'Inter. Allora io dico due cose: Immobile,
se rimane, se accetta, allora, se Immobile accetta l'ultima mezz'ora con la Lazio, io lo tengo. Se Immobile dice io voglio fare il titolare, non posso la Lazio. Oh, questo è un parere mio. Sì, sono sì. D'accordo, Carlo. Sono d'accordo. D'accordo, cioè, se Immobile mi dice va bene, accetto, lui a fare l'ultima mezz'ora, perfetto. Se lui mi dice io voglio far titolare tutte le partite, non puoi stare alla Lazio. No, è ma giusto. Infatti la più grande, cioè quella che ha risposto bene, meglio di tutti, a Tiberio e Antonia, guarda il messaggio dopo. Arrivo. Infatti lo avevo evidenziato apposta, perché l'avevo già individuato. Mentre tu dicevi quello che dicevi, Antonia scriveva quello che scriveva. Sono fatti, sono fatti inconfutabili, mi dispiace. Ragazzi, io vi devo lasciare. Sì, tra poco andiamo in chiusura, 10 minuti andiamo in chiusura pure noi, Massimo. Allora, se sono un particolare, prendo, quando prendi i giocatori con l'obbligo significa che non puoi rimandarli indietro. Vero, vero. E qual è il problema? Perché secondo te ti danno con l'obbligo gratis? Tu non gli dai una parte subito? Non gli, scusami, non gli dai una parte subito? O no? Cioè, non è che siamo a Roma noi, Prestiti e parametri zero, due giocatori in 2 anni comprati, te prego. Di solito perché va avvelenato? Perché parli dei debiti di te che non puoi parlare. Non puoi parlare. E soprattutto parla dei debiti a venire, di cose che ancora non sono accadute. Sì, cosa poi già a me mi fa ridere. Stiamo parlando di ipotesi, di situazioni che potrebbero come non potrebbero verificarsi. I debiti della Roma sono certificati, quelli della Lazio sono a venire, se mai ci saranno. Ancora non sappiamo neanche ad oggi, 8 aprile, quant'è che siamo, se giocheremo o no una benedetta coppa, tanto per incominciare. Quindi che ne sai? Che ne sai del futuro delle prossime 7-8 partite, di quale sarà il futuro della Lazio? Ma pensa al presente della Roma, no? Cioè, voglio dire, è più certificato. Hai visto, solo con il giocatore che hai fatto 38 milioni, oh. Solo con il giocatore, 38 milioni. Pensa un po'. E mi parli di 40-50, che è un problema per la società di Serie A, ma stai scherzando? Sì, la società deve pagare 40-50 per giocatore che vede come fate a comprare. Ma tu pensa per te... Non c'è più entrato nella Champions. Ma che te frega? Perché te c'hai entrati dalla Champions? Tu hai fatto entrati dalla Champions? Ah, guarda che è il curmo. Pazzesco. La vita è il colonese, ma dai, giustamente, cioè, te prego. Ma te prego. Ma come fa a parlare di questo? Sapete pure quanti anni ha, Perché con tutto il rispetto, sì, magari sì. C'ha 19-18 anni. Ma che ne sai? Sì, l'economia che capisce niente, perché Porello, basta leggi i bilanci, ragazzi, i bilanci. Poi oltretutto sì, quest'anno abbiamo i soldi per pagare i nostri debiti, arrivare a zero, arriva a 0-0, di conseguenza può comprare la Lazio, poi no con Rovolesi, vai. Andiamo un po' veloci perché siamo in chiusura, ci sono sì bravo vai. No, però sta manager lascia grande Roberto. A Cigoria non è il mio nome. La faccia, veramente questi mi parlano, scorreggiano, hanno la faccia veramente come il culo. Per come non giovedì, purtroppo devo venderà proprietà. Questo no. È un altro discorso. No. Spero di no, ma io questo è un altro dico, discorso. Cambio squadra, Se vendo no, proprietà, non so che ragazzi, questo è un altro discorso. Ma proprietà lo vendi se tu arriva l'offerta. Se arriva l'offerta, va. Questo è un altro discorso, però, come dice Max, proprietà lo vendi se è tuo, non se ce l'hai in prestito. Provedelle è nostro, certo. Lo vendi se tu o un calciatore. Certo. Cioè, come fai a paragonare calciatori in prestito con calciatori di proprietà? Ma io dico un'altra cosa, ma se la Roma non va in Champions, salutano Dybala e Lukaku, che gli dicono? Come gli dai i soldi a questi? No, rispondi, altro fenomeno, rispondi mo. Che Lukaku gli dice comunque Lukaku? Perché non glieli dà. Te l'ha già detto Chelsea che non glieli dà. Lukaku è arrivato con un'agevolazione del governo italiano che non c'è più, si chiama decreto crescita, non esiste più. Se vuoi rinnovare il contratto a Lukaku devi metti i soldi sul tavolo, sono 13 milioni, ma dimmi come gli dai. Manda dal sardo, aspetta, dal sardo Mandara, il recinto degli animali comune del Capitano si vive di agricoltura, perciò manda tesoro agricolo e custode degli animali.
bella, mi piace. No, Valentino, poi io, Valentino ha un senso di umorismo molto particolare. Gli umori inglesi. Giambardi, proprio perché non abbiamo una rosa per arrivare in Europa, andrebbero acquistati. Sono d'accordo, Gian, sono d'accordo, Gian, hai perfettamente ragione. Proprio perché ce l'hai, perché quest'anno l'hanno dimostrato che li possi acciaccarli. Allora, il contratto di Sarri come ha fatto? Claudio, si è dimesso, no, lui. Si è dimesso, viene pagato fino a il contratto giugno. Viene pagato fino a giugno, poi ha rescisso il contratto. Mm-mm. Magari, dove si firma? Gian, dove si firma? Andiamo pure noi, Max. Ma pure noi andiamo in Arabia. Là, da... Sì, sì, a portargli le valigie. Certo che in Arabia Saudita è difficile parlare di democrazia e di diritti delle donne, sì, democrazia. Beh, però ci abbiamo avuto uno che ha detto che quelli sono, è un grande rinascimento quello che stanno vivendo quelle nazioni, come in Italia con il rinascimento. Ci mandiamo Francesca. Francesca, secondo me, è Miro Suman. È pericoloso. È pericoloso. Allora, speriamo che vengano... Si portano via mezza squadra, se poi tornano guai a chi si riprende, faccia la rivoluzione. Ha ragione Milena. Giuseppe, la prossima diretta col velo in testa, anche Leo. Forse allora, la ragione perché Milinkovic Savic è andato in Arabia, sì, per trovarci un acquirente, magari. Per Leo Giuseppe il vero era per ridere, certo lo sappiamo, ma che scherzi, dai, tranquillo. Ma non ti manco scrive, ma è normale, bisogna ridere. Esatto, bravo, lo vedi, manager. A Max, faglielo capire a tanti. Ah, Giambalde, vai, vai, dunque, lo dico, se vuole levarci, vabbè. L'abbiamo letto, tanto siamo tutti, noi siamo laziali, legge siamo capaci, siamo tutti capaci. Gian Bande, hai ragione, vabbè, la Lazio, l'angolo dei laziali, li salutiamo, ragazzi, salutiamo l'angolo dei laziali, che ci segue spesso, grazie. Tutto perfetto, Massimo, io capisco che no, siamo 7 minuti fuori, so che tu hai degli orari abbastanza tassativi. Se vuoi salutare intanto. Sì, sì, vi saluto, ragazzi, grazie. Ciao Massimo. Ciao Yader, che mi ha detto che, siccome a Città Celeste hanno detto che assomiglio a Kevin Costner, ma qualcuno che si drogava, secondo me, che ha scritto, lo dico io. Allora ha detto, mi saluta come Kevin. Vai Massimo, scusami. No, niente. Saluto tutti i nostri telespettatori. Grazie un milione per averci fatto compagnia a grandi laziali. Saluto Massimiliano, saluto Carlo, saluto Leo, saluto Giuseppe, grazie, saluto Francesca e saluto Enrico e saluto Passione Lazio e Forza Lazio e ci sentiremo presto, ok? Ciao. Va benissimo, ciao Massimo. Ciao Massimo, a lunedì. A lunedì, ciao. Allora, l'Inter ha vinto, al 95esimo con Frattesi, 2-1. Oh, quando gli dice bene a una squadra, c'è niente. Allora, nell'anno suo c'è niente da fare. Può darsi più a vivere nel mondo dei sogni, Francesco Serratore, aspetta un attimo. Secondo voi il Milan può vincere, lo scudetto nonostante stasera abbiamo vinto Udine? No, perché la classifica parla chiaro, te la leggo subito, guarda. Te la leggo immediatamente. No, ma non ci contate proprio. La classifica, parliamo dei primi posti perché io non ho voglia di angosciarmi. 82-68, 14 punti. 82-68. Credo che domenica ci sia la matematica, forse, se il Milan mai non fosse mai perde. Forse gioca con la Roma il Milan? No, la Roma gioca giovedì, no. Lunedì prossimo c'è il derby di Milano, credo, non è sbagliato. C'è uguale. Sono 14 punti, gli va a 11 con Caetano. Guarda, sono 38 partite, ne mancano 7. 3 per 6 18, 3 per 6. Punti, okay, anche se vincesse il derby, sono 14 punti, a meno 11
con 18 punti da disputare, mi sembra proprio che non potete andare. Scusate, allora per Mario Bianchi che ha scritto viva Sarri e Tudor l'ha offeso, non possiamo pubblicare questo tipo di messaggi. No, quello no perché, non perché hai detto qualcosa contro Tudor, sia chiaro, noi qui le sue opinioni le accettiamo tutte, le parolacce cerchiamo di evitarle il più possibile, poi sai, parlata può scappare, soprattutto quando te provocano certe persone che dico io. Guarda, io ti giuro, delle volte penso a come si chiama quel grandissimo straordinario personaggio eccezionale, non sto scherzando, professor Basaglia, con la tua legge 180 hai fatto dei danni inenarrabili, certa gente l'ha lasciata in giro. Andiamo avanti. La torta di manicomi è quello, infatti. Qua vedi la colaca maxima, qualcuno il chat potrebbe approfittarne, sì, si possono fare, la colaca maxima ancora si possono fare. Allora, ma secondo voi le prossime partite di Roma le soffriranno avendo un calendario abbastanza brutto? Dipende da Gravina. Esatto. E Rigorino c'è sta sempre. Matteo, come non avete ancora capito quale sarà il futuro della Lazio? Dai ragazzi, fate i seri, vi sono bastati 20 anni, non vi sono bastati 20 anni, prepariamo 20 anni di Rodito. Prepariamoci al ridimensionamento più totale. Matteo, no. Io sono un inguaribile ottimista. Sono stato laziale e te lo posso garantire. Questo mese qua faccio 58 anni. Sono stato laziale con Lenzini, Casoni, Calleri, professor Chimenti, Giorgio Chinaglia. E te posso garantire, con tutto il rispetto a Giorgio, che Dio l'abbia in gloria, e ancora oggi io lo amo Giorgio, ma se andiamo a vedere è stato il peggior presidente della storia degli ultimi, dal 74 in poi, è stato il peggior presidente che poteva avere la Lazio. Non gli rinfaccio niente perché è stato fatto con amore e cuore, ha sbagliato per eccesso di fiducia. E si è fidato delle persone sbagliate pure, Massimo. Esatto, per questo io... Però credimi, ne abbiamo visti dei personaggi pessimi. Vi faccio dei nomi. Il trio Longo, Baraldi, Pessi. Pessi si è dimesso perché ha visto che tra i tre uno ti fava che quell'altro. Non ti fava che andava a vedere a Roma. Cercava di affossare la Lazio. Capito? Pessi, uomo serio. Va bene? E tu già facendo questi tre nomi già hai capito chi è quello serio. E ancora oggi lo portiamo nel cuore. Scusami Max, allora per da manager. Sì, da manager. Sì. Non è che leggiamo che va lenta la lettura dei messaggi, che per rispondere a tutti, per argomentare, per far parlare tutta la redazione, è normale che... Tranquillo, ma va, sono più lenti. Sì, diciamo. Stiamo andando in chiusura, ecco perché siamo un po' indietro stasera con i messaggi. No, ecco, Mario Bianchi, no, quella su Tudor, potevi dire qualsiasi altra cosa, l'ho vista, non posso. Beatrice Gabrielli, io sono offesa solo che Totti quando ci fece 4 gol ci disse pure vi ho purgato ancora, sì, ma Beatrice, hai ragione, ma Totti... Cioè, me posso aspettare qualcosa da uno che titolo di studio c'è il battesimo, te prego. Lo vedi, life is now gliel'hanno voluto scrivere Morello, non manca di quello, cioè, ma infatti fa tenerezza perché ha grande campione, ma sì, ma ho capito, però dobbiamo anche dire, vorrei rispondere anche a Matteo al volo perché sta dicendo giustamente, mi sembra un gran tifoso della Lazio che critica lo titolo, la sua gestione molto parsimoniosa nel comprare i giocatori eccetera eccetera, che quando la Lazio non ha fatto le coppe però ha giocato molto bene, se poi possiamo vedere le statistiche, sì. Poi è normale che ogni campionato, ogni tifoso vorrebbe vedere la squadra sempre quarta, terza, prima, seconda, Matteo, terza, sono d'accordo, Lazio la Roma ce la spingono in Champions perché ricordati, questo è l'ultimo anno di Gravina che aveva promesso soldi alle squadre indebitate da parte del governo, non ci è riuscito in qualche modo di mantenere la promessa, è l'ultimo anno di Gravina, il 2025 Gravina non sarà più il presidente
della Federcalcio. Tant'è vero che si è già preso una poltrona da vicepresidente della UEFA. Te basta? E parliamo di calcio. Io voglio un calcio dove quest'anno la Salernitana, il tifoso della Salernitana, inizia il campionato, deve dire: porca miseria, spero di vincere il campionato. Capito? Le ripartizioni non vengono fatte in maniera equa come in Inghilterra, dove la prima e l'ultima prendono esattamente gli stessi soldi. Capito? Ecco perché io mi arrabbio. È passato un attimo sotto traccia questo commento, questo saluto da Indianapolis. Grande! Totale di soldi. C'hanno le glissi totali. C'erano le glissi oggi, sì. Grandi. Bella! Indianapolis, bellissima! Sarebbe piaciuto andare a Indianapolis a vedere la corsa. Sono riuscito a vedere solo quella di Daytona. È bella, però Indianapolis è Indianapolis, ragazzi. Allora, Iadere ci chiede una considerazione veloce sulle prossime partite, ma Iadere abbiamo già risposto nel corso della trasmissione che dovrebbero essere tutte finali, ma vista sta squadra mi sa che dei finali ce ne saranno ben pochi. Purtroppo sulla carta, tranquillo. Sulla carta dovrebbero essere tutte partite abbordabili, non mi meraviglio, cioè sulla carta io non mi meraviglierei se la Lazio facesse bottino pieno e portasse a casa tutti e 21 punti, considerato anche che incontriamo l'Inter quando probabilmente l'Inter avrà già vinto il campionato. Quindi in teoria noi possiamo contare su 21 punti a disposizione, e farli tutti e 21 vorrebbe dire, secondo me, arrivare come minimo sesti. Ma lui ha detto non fate pronostici, io mi sbilancio e vado ancora oltre. Esatto. E arrivare sesto vuol dire, a mio modesto parere, per come si stanno mettendo le cose, andare in Europa League. Quindi attenzione a non buttare, come dico spesso, vino e l'acqua sporca, nel senso che ancora abbiamo da dire qualcosa a questo campionato. È chiaro però che è tutto nelle nostre mani. Perché se le altre ieri l'Atalanta ha perso e il Bologna aspetta, mi rimetti quello di prima, vai scusami, però se non vinciamo noi, ragazzi, le altre possono fare quello che vogliono, cioè è tutto nelle nostre mani ancora, il nostro destino. Ecco perché prima facevo leva e facevo riferimento alla professionalità dei calciatori, perché se i calciatori fossero professionali e dessero in queste ultime 7 partite tutto ciò che potrebbero dare, probabilmente non dico che svolterebbero il campionato, perché un campionato così brutto francamente non lo svolti neanche vincendole tutte, ma almeno salveremmo la dignità e anche qualche soldino in cassa, non lo so, francamente non so dirti che cosa succederà, però dai, speriamoci ancora, che ti devo dire. Ragazzi, stop ai messaggi, siamo riusciti a metterli tutti. Allora, io direi andare con i saluti finali per ordine d'entrata, nel senso, al contrario, infatti poi ne parliamo mercoledì, ma ieri i risultati molto strani, sono d'accordo. Io intanto penso ai due messaggi, quelli ultimi che arrivo, intanto preparo la chiusura della trasmissione. Giuseppe, vai con i saluti finali. Un saluto a tutti gli amici che continuano a seguirci nella buona e nella cattiva sorte, perché quando le cose vanno bene è facile essere laziali, seguire le trasmissioni e gioire ed essere qui. Quando i periodi sono un po' più bui come questo e magari ci si mette che perdi pure un derby, dai ragazzi, però un derby ogni 2-3 anni ci può pure stare, insomma. Pazienza, no. ce ne faremo una ragione. Non ci sta, ma ci può stare, e fa parte del gioco. Ci rifaremo al prossimo. Intanto pensiamo adesso a venerdì, alla Salernitana. Secondo me in queste 7 partite possiamo ancora dire la nostra. E bisogna dare il massimo, bisogna essere professionali. Vediamo. E un appello che faccio ai calciatori, cercate di essere professionisti fino in fondo e poi vediamo che cosa succede. Prima di dare la parola a Leo, sei sicuro che possiamo dire la nostra? Perché io penso che la Lazio abbia la reucedine da Lazio-Lecce. Da Lecce-Lazio. Da Lecce-Lazio. Con la Lecce ha la reucedine a Lazio, quindi la sua. Vai Leo! Allora, buonasera a tutti, vi ricordo l'iscrizione al canale,
di Passione Lazio su YouTube. Forza Lazio, è inutile aggiungere altro perché Giuseppe ha già detto tutto. Grazie per averci seguito, siete state sempre molto, molto vicini alla trasmissione, alla Lazio. Ringrazio anche i romanisti, perché a parte qualcuno maleducato c'è ancora gente obiettiva anche tra di loro. Grazie a te, Xavo. Grazie a voi. Carlo, vai! Ma io ringrazio tutti coloro che sono stati con noi oggi, che ci hanno mandato i messaggi, sono veramente tanti. Fammi ringraziare Milena, fammi ringraziare Roberto Frezza, fammi ringraziare tanti altri che ci hanno scritto, Giader, eccetera. Ricordiamoci, ricordiamo che domani sera con Francesca siamo in TV a Città Celeste, ore 21, con La Storia Siamo Noi. Teneteci compagnia pure lì, perché domani sera penso che apriremo le linee. Io siamo io e Francesca, non me la fate arrabbiare perché domani me la devo sopportare 2 ore, quindi va bene così. Questo è bello però, questo è bello. Allora, bisogna giocare le ultime partite alla morte, cercare di vincerle, ma questa è carina. Grazie Riomers, che date più visualizzazioni a Passione Lazio. Grazie. Se non grazie. Ci fossero, bisognerebbe inventarli anche loro. Allora, fammi dire una cosa, Max. Tutta la redazione di Passione Lazio, piano piano vedete tutti invitati a Città Celeste. Bene. Grazie. Passione Lazio si sta ingrandendo. Lo diciamo chiaro e tondo, arriveranno persone nuove. Già un acquisto no, perché è brutto di acquisto, non abbiamo comprato nessuno, però un prestito, ce lo paga Tiberio. Già dal non venerdì, questo che c'è il post partita, c'è il post partita, ma da quello prossimo vedrete già una faccia nuova, una persona straordinaria, un amico con il quale mi trovo benissimo, sono convinto che tutta la redazione ti troverà bene, perché te lo ripeto ancora una volta, se mi fossi dovuto creare una redazione e mi avessero detto scegliti le persone, non sarei riuscito a creare una redazione bella come quella di Passione Lazio, lo dico proprio col cuore. Grazie. Io è la verità, è quello che penso. Ma sono sicuro, lo sapete. Poi chiaramente, Max, ci saranno volti femminili che arriveranno. Sì, anche sì, volti femminili e anche maschili con barba. Sì. Perché qui se non c'hanno la barba li famo più entrare. Leo, Giuseppe e Enrico, preparatevi. No, a parte gli scherzi. Io e Leo metteremo il velo. No, ma ci saranno trasmissioni nuove. Ci saranno trasmissioni nuove che andranno. Sì. In estate, perché in estate ricordiamo che abbiamo sia l'Europeo che le Olimpiadi, quindi oddio, ma tanti cocchiali! Ci saranno trasmissioni nuove su Europeo e Olimpiadi. Calcio mercato, il ritiro della Lazio Ronzo e troppa roba ci avremo da mettere. Allora, ragazzi, io ringrazio tutti gli ascoltatori anche questa sera, tantissimi, numerosissimi. E sempre molto attivi, questa è la cosa più bella. Ringrazio anche i tifosi della Roma che ci hanno fatto compagnia e qualcuno ci ha fatto anche divertire, però io lo dico sempre, finché si comportano con educazione è giusto che stiano. Ringrazio tutti quanti, appuntamento mercoledì sera con Francesca Farcomeni, che condurrà assieme a tutta la redazione di Passione Lazio. Ci saremo. Detto questo, io aspetto solo una parola e andiamo in chiusura. Sigla. Leo, vuoi dirmi qualcosa? L'ho appena detta. Sigla! Ecco! We'll be right back.
ne manco, eh. Lo so, anche voi mi mancate. Ma saluto tutti quanti con tanto affetto, mi mancate veramente anche voi, è troppo laziale.